Arturo Lanzani che si è messo là in fondo, come dire, però, come dire, ha pensato esattamente questi due incontri, quindi colgo anche lui per ringraziarlo di cuore di questo contributo che ha fatto. E niente, direi che possiamo entrare nel merito dell'incontro di oggi. Abbiamo qui con noi Paolo Pileri, che è un spesso è qui in Casa della Cultura, quando discutiamo di questioni urbanistiche. È spesso nostro interlocutore qui in Casa della Cultura, e Renzo Rosso, che invece ringrazio tantissimo, non capisco, viene da Milano o da Genova, comunque lo ringrazio tantissimo da Milano per essere qui con noi. Tre fermate di metro, insomma. Com'è? Sono tre fermate di metro. Bene, però, ho fatto un sacco di strada. Bene, grazie a Rosso, grazie a Pileri, cominciamo a entrare nel merito della questione. Comincia il professor Rosso. Buongiorno, anzi buonasera. Sono emozionato di essere qua perché ho appena finito di leggere un libro che si chiama Il censimento dei radical chic, dove non so chi lo ha letto, ma noi stiamo facendo una cosa pericolosissima. Sì, chi lo ha letto mi capisce benissimo perché sa, no? Che, voglio dire, la cultura, che questo si chiama Casa della Cultura, è considerata un reato, no? Nel prossimo futuro sarà considerato un reato. E di questo io ormai ne sono anche abbastanza convinto. Io sono venuto qui per fare una chiacchierata su un tema da cui mi occupo sostanzialmente da 40 anni, che è il rischio alluvionale, e per il quale ho iniziato qualche anno fa anche un'esperienza divulgativa. Io non mi sono quasi mai occupato di questioni divulgative, mi sono sempre occupato più che altro di questioni legate al mondo scientifico e soprattutto anche internazionale. Qualche anno fa ho fatto un'esperienza di scrivere un libro, che è l'unico che vi consiglio dei miei libri da leggere, al quale sono affezionato in un modo enorme. Sono affezionato, si chiama Bisagno, voi dite una storia locale, è vero, è una storia locale ed è un po' la mia storia. Io sono genovese, sono nato nel bacino del Bisagno, che forse voi saprete ha fatto danni, lutti e così via. E ho scritto questo libro stavo scrivendo, ne scrisse solo la metà, la prefazione, una delle migliori persone che abbia mai conosciuto, che si chiamava Andrea Gallo, che era un nostro amico, lo frequentavamo, frequentava la nostra casa di Albisola, e il quale fece veramente, mi convinse anche lui a cominciare a scrivere delle cose che leggessero anche le persone non addette ai lavori. E quindi questo libro, ve lo posso anche consigliare, racconta la storia delle alluvioni di Genova, ma che è una storia che potrebbe essere giusta per tutte le alluvioni d'Italia, che poi ho raccolto in un secondo libro pubblicato da Marsiglio un paio d'anni fa. Questo è un mattone che sconsiglio vivamente, perché che si chiama Bombe d'acqua, e sostanzialmente parla delle alluvioni e è un po' la traccia del racconto che vi farò oggi. Uscito nel 2017, magari il mio racconto è un po' aggiornato, ma vi racconto quello che è successo in questo paese in un secolo e mezzo di unità rispetto alle alluvioni. Le alluvioni sono un disastro naturale. Questo è un libretto che è uscito per Natale, che si chiama Disastri, ma di questo libretto cerco di mettere in evidenza quello che ha scritto John Dickey. John Dickey è uno storico inglese, anche abbastanza noto, un divulgatore, e dove racconta la storia dei disastri in Italia, parlando in generale. Io ne parlo molto in particolare legato a disastri naturali e anche a qualche disastro come il ponte di Genova, che è una delle questioni che mi sta appassionando in questo momento, la storia del viadotto Polcevera. Cioè, non esiste una società europea la cui storia moderna sia stata più profondamente segnata dai disastri, sia naturali che sociali, in quanto lo sia stata l'Italia. Cioè, se voi guardate la storia di questo paese, è una storia che va a saltelli, in cui la società civile, in cui chi ci governa o chi ci ha governato e chi ci governerà, si è in qualche modo rapportato da un disastro all'altro. Qualche disastro è stato una vera tragedia,
disastro, diciamo, non proprio naturale come la Seconda Guerra Mondiale, da cui forse mi dicevate è nata questa struttura, questa istituzione. Io sono genovese, quindi vengo anche, voglio dire, da una tradizione. Genova è stata l'unica città che si è liberata da sola, tengo a precisare. E quindi ho anche dei ricordi personali, non miei perché sono nato dopo, ma dei disastri come questi, ma ci sono anche stati disastri come il terremoto di Casamicciola del 1884, che sancivano per esempio una ricompattazione tra Stato liberale e Chiesa, che si era completamente rotta con l'episodio che io vi racconterò per primo in questa storia. Ma prima volevo darvi un attimo un paio di definizioni. Perché l'Italia è particolare? Se voi vedete, ci sono parole che usiamo soltanto noi. Le usiamo soltanto noi italiani. Se io parlo di bombe d'acqua, water bomb, no? In tutto il mondo, intenderanno quasi sicuramente un ordigno bellico subacqueo del gioco di Nintendo. Perché non esiste questo termine. Anche se ultimamente è comparso un paio di volte per alcuni thunderstorm, per alcuni temporali in Australia. Quindi stiamo facendo scuola. E quindi bombe d'acqua ce lo siamo inventato noi. Quindi siamo noi che consideriamo le alluvioni in un modo particolare, diverso dagli altri, no? Perché se ci inventiamo le parole... Ma ci sono anche altre parole che ci siamo inventati noi. Rischio idrogeologico. Voi tutti quanti leggete sul giornale, rischio idrogeologico. Guardate che se io parlo di rischio idrogeologico a un francese, un inglese, un tedesco, quello pensa che ho inquinato la falda. Perché idrogeologico è la falda. Ce lo siamo inventato noi. E io ero molto curioso di sapere chi era stato, chi se l'era inventato, perché bombe d'acqua io so chi l'ha inventato. Posso anche dirlo adesso perché è mancato, è un mio amico che era il professor Maracchi dell'Università di Firenze, con i quali durante una conferenza stampa alla quale ero presente si inventò questo termine e gli diede un calcio che gli spago il ginocchio. Invece chi si è inventato era un milanese, almeno un professore di Milano, che all'interno della Commissione De Marche, che fu una commissione messa in piedi nel 1966 e lavorò fino al 70 in seguito alle alluvioni terribili del Firenze, del Veneto, del Piemonte e non ultimo di Genova del Bisagno. Ci furono alluvioni dal 66 al 70 una dietro l'altra. Nel 63 avevamo avuto il Vajont, no? Che fu una tragedia nazionale molto cercata, devo dire, no? Sulla cui storia. Allora, chi fu che se l'ha inventato questo rischio idrogeologico? Perché voleva mettere un po' assieme tutti quanti, no? Ed era il professor Ardito Desio, che voglio dire, politicamente non mi è mai stato molto vicino, devo dire, ma con il quale ho seguito anche alcune tesi, perché lui ha campato 100 anni e quindi al Politecnico ho seguito alcune tesi, perché noi ci occupiamo abbastanza di Kilimangiaro e di Himalaya, e seguiva alcune tesi dei giovani, era una persona molto vispa fino in tardissima età. E se l'è inventato lui questo termine. Allora, io nel raccontare questa storia, la storia delle alluvioni, inizio con un capitolo che si chiama La nazione dei trovatori. Perché? C'è un perché. Perché quando c'è un'alluvione è un pochino come la nazionale di calcio, è un pochino come l'economia, no? Tutti quanti hanno la loro ricetta, tutti quanti siamo trainer, allenatori della nazionale di calcio e questo succede chiaramente in tutti i casi in cui ci sono le alluvioni. Se voi guardate i giornali, intervisteranno Pippo Baudo, intervisteranno Beppe Grillo, intervisteranno, cioè gente che non sa nemmeno da che parte si comincia, ma che daranno una loro opinione per come si risolve il problema, no? Allora, questo paese, dopo la breccia di Porta Pia, per me l'Italia nasce dopo che Roma diventa capitale, non lo era ancora in questo momento. No, settembre del 1870, i piemontesi entrano con i bersaglieri, la famosa breccia di Porta Pia, non che fosse una guerra difficile da vincere, insomma. Sembra un pochino la partita tra i Chierichetti e la nazionale di calcio, però comunque entrano i bersaglieri e conquistano la città. Dopodiché, qualche mese dopo, il 26
dicembre, Roma supporta la peggiore alluvione della sua storia, diciamo del millennio. Andiamoci cauti, perché Roma di alluvioni, a partire, voglio dire, da quando la famosa culla, no, con Romolo e Remo fu trascinata lungo il Tevere, pigliata dalla lupa, la trascinò chi? Un'alluvione, no? Quindi, voglio dire, Roma nasce con un'alluvione. Ma comunque ci fu questa, che fu la più terribile alluvione della storia, e lo vediamo qua sopra Santa Maria della Minerva, a Roma, il livello dell'acqua qui è arrivato nel centro storico. Assolutamente spaventoso. Queste sono le mappe dell'alluvione di quell'epoca, no? Come vedete, gran parte della città fu alluvionata e fu considerata una catastrofe politico-religiosa, perché da una parte i piemontesi, il re, che re a Roma non ci voleva proprio andare, no? Il re non era ancora mai andato a Roma dopo la breccia di Porta Pia, fu richiamato a Roma da questa cavolo d'alluvione, lo obbligarono, dice, no, avete presente Vittorio Emanuele II, è un tipo particolare, no? È quello che di noi genovesi dice vil razza canaglia, no? Insomma, quindi dopo i morti del 48, cioè non è un... il quale dovette abbandonare i suoi divertimenti minima piemontesi per andare a Roma. E naturalmente cosa succede? Succede che i piemontesi danno la colpa a chi? Al Papa, ai papalini che non avevano messo in piedi delle difese efficienti. Il Papa a chi dà la colpa? Ai piemontesi che hanno preso Roma e Dio li ha puniti. Quindi il primo concetto delle alluvioni è che in tutte le alluvioni di questo mondo, compreso le ultime che ci sono state, c'è questo senso della divinità che colpisce. È Dio che voi piemontesi, profanando il soglio papale, in qualche modo avete causato questa alluvione. Mi ricordo solo 2 anni fa, è la stessa spiegazione che ha dato il Pope di Tbilisi in Georgia. È un classico, no? Stiamo sul classico. Quindi questa è una catastrofe inizialmente, quindi con un forte connotazione politica, viene nominato come al solito un commissario, perché si fa sempre un commissario in Italia, non è che ce lo siamo inventati adesso, no? Io ho anche fatto, nella mia corsa della mia carriera, l'ho fatto pure anch'io il commissario, e non è stato piacevole perché fui cacciato dalla vitola, dal talla vitola mai visto in vita mia. Sono stato commissario alle dighe per un certo brevissimo periodo. Comunque fanno commissario ed era un milanese, si chiamava Gadda, si chiamava Gadda ed era un milanese. Ma la gente comincia a litigare, cosa facciamo per difendere Roma, no? E quindi fanno vari piani. Ma il piano più stravagante lo fa Peppino Garibaldi. Voi dite, Garibaldi con l'idraulica cosa c'entra? C'entra. Ci fu un piano e divenne quindi un disastro patriottico, perché il nostro Garibaldi, no, fece proprio fare un progetto, in realtà si fece anche aiutare da qualche ingegnere idraulico, per fare questa deviazione del Tevere, no? Vedete, quindi, prima soluzione, la deviazione del fiume, lo scolmatore, no? Aiutare il fiume laddove la città ha completamente coperto le sue zone riparie e facendola andare da un'altra parte. Che è una soluzione che ha il suo perché. E quindi ci fu questo progetto Garibaldi, perché Garibaldi si incazzò tantissimo, fece andò in Parlamento, e lui era deputato di Roma, lui era membro del Parlamento di Roma. E quindi fece fuoco e fiamme fino al 1875, andavano avanti litigando che cosa facciamo fino al 1875, poi chetarono il Garibaldi, stava a Caprera, diciamo, c'aveva la sua isola, meravigliosa, per cui decisero di fare un'altra cosa e fecero una cosa che era alla moda dei tempi. Ecco, un'altra parola chiave è la moda dei tempi. Tutti i disastri idrogeologici di questo paese sono stati affrontati nel corso di 160 anni e più alla moda dei tempi. La moda dei tempi l'avevano indicati i francesi, con Parigi, no? La difesa di Parigi coi che sulla Senna, e quindi vengono fatti i muraglioni del progetto Canevari. Si spendono 60 milioni di lire, che non erano bruscolini neanche allora,
E quindi si cominciano a costruire i muraglioni, che anche a Torino vengono costruiti i murazzi. A Firenze vengono fatti i muri d'argine dell'Arno, che prima non c'erano. Se voi vedete le case sull'Arno da Ponte Vecchio, danno sull'Arno, non danno dall'altra parte. Soltanto dopo poi danno dall'altra parte. Un po' come i navigli milanesi. E qui apro e chiudo una parentesi penosa. No, penosa perché ho fatto, sono fra quelli che ha fatto il progetto per riaprire i navigli milanesi e vedo questa storia finire malamente. Quindi noi vediamo la differenza di un fiume, voi vedete a sinistra il fiume com'era, e il fiume come diventa. Quindi un fiume fortemente incanalato, una specie di autostrada fluviale. Questa fu una soluzione che per certi versi funzionava, perché ha funzionato, cioè le alluvioni sono diminuite a Roma, alluvioni così forti non ce ne sono più state, un po' perché il Signore si è chetato, no? Si è fatta una ragione che non ci fosse più il soglio pontificio, e dall'altro punto di vista in qualche modo i muraglioni tengono. Il problema è che tengono fino a un certo punto, come vedremo poi andando avanti. Per cui noi abbiamo questo paesaggio di fiume murato, ci sono le città murate, ci sono i fiumi murati, io sono un grande fan dei fiumi, quindi mi secca un po' vederli così murati, ma comunque è chiaro che a Roma non è che si poteva fare molto di diverso, forse si poteva fare qualcosa a monte. Comunque, questo ha risolto i problemi di Roma, eh? No, perché questa è la mappa delle aree inondabili attuale. Attuale, parliamone, perché poi la mappa attuale diventa, se io c'ho da fare uno stadio, no, se io c'ho da fare uno stadio, la mappa può anche modificarsi. Infatti, nello stadio di Roma, che è in zona chiaramente inondabile, no, il famoso stadio, quello che ogni tanto legano qualcuno, eh? E quello stadio lì è in zona inondabile e l'autorità di bacino, con Erasmo D'Angelis, che è il presidente dell'autorità di bacino, ha messo un vincolo per 20 milioni di opere idrauliche prima di posare la prima pietra dello stadio. Questo la gente non lo dice, non lo sa. Ma teoricamente i privati dovrebbero cacciare fuori 21 milioni di euro, che poi non sono neanche tantissimi rispetto all'operazione, per in qualche modo fare degli altri muraglioni. Peccato che quei muraglioni vorrei vedere chi sta dall'altra parte, perché se io faccio un muraglione in sponda destra e mi si alluvionava la sponda destra, quelli che stavano in sponda sinistra e non si alluvionavano, dipende cosa succede. Ecco, quindi voglio dire, ricordiamoci che questo tipo di soluzioni trasferisce il rischio, non è che lo elimina, anche perché il rischio è ineliminabile. Questo tipo di lavori all'epoca si fecero da tutte le parti. Qui per esempio ricordo i lavori sull'Adige, perché anche Verona fu allagata, anche Verona ebbe bisogno di questi tipi di lavori, ci fu una grande alluvione dell'Adige, mi pare nel 1878, se non vado errato con la memoria, ci fu una grande alluvione e vennero fatti questi lavori anche a Trento. Ma l'altra cosa invece che trovo molto divertente è che noi abbiamo scoperto il rischio idraulico e la pianificazione del rischio idraulico più o meno dopo la commissione De Marchi, i cui lavori poi nessuno se li è mai filati. Nel 1989 viene fatta l'unica legge decente in questo paese, che è la legge sulla difesa del suolo, che adesso naturalmente è stata superata da una serie di leggine, diciamo, anche discutibili. Comunque viene fatta una legge per dire: andiamo a vedere le aree inondabili, mappiamole, vediamo qual è il rischio, mettiamo dei vincoli. Se costruiamo delle opere tenendo conto anche di quella che è l'analisi benefici costi, non costi benefici, perché secondo me i benefici vanno prima dei costi. Cioè valutiamo un pochino, no? Perché come vedremo, alle volte conviene spostare il piccolo edificio in una zona sicura piuttosto che costruire 2 milioni di opere. Per esempio la regione Lombardia, tipicamente, io l'ultima volta che mi hanno interpellato, cioè 25 anni fa, in regione Lombardia mi chiesero: no, vedete, professore, se lei ci fa questo progetto, ci aiuta a fare questo progetto, perché c'è una debris flow, cioè c'è una frana in una zona alluvionabile. Io andai a vedere in cima a un monte qua in Lombardia,
vidi sto posto e dici, ma scusate, non c'è nessuno sotto se non questa casetta, spostate la casetta. Non mi hanno mai più chiamato, hanno fatto i lavori. Sono felice uguale. Questo è un esempio di mappatura dell'area inondabile fatta dagli austriaci. Non che gli austriaci... Guardate che questo fatto che gli austriaci fossero bravi, fossero dei gran personaggi a governare il territorio, parliamone. Perché quando ci fu l'unificazione dell'Italia, c'è un bello studio fatto da un economista, che non mi ricordo come si chiama, dove va a vedere il PIL delle varie regioni. Sapete qual era la regione con maggior PIL? Non era mica la Lombardia, era la Liguria. Infatti i piemontesi si erano accaparrati la Liguria, erano i Liguri i più ricchi. Ma sapete chi erano i terzi? Erano i Campani. E lo sapete la regione più povera qual era? Era il Veneto. Aveva l'82% del PIL del paese. E lì c'erano gli austriaci da un sacco d'anni. Quindi non è che gli austriaci poi erano al massimo, però erano gente seria. Erano gente seria perché facevano questi lavori, molto interessante questo, perché di questo Albert Richard Wrede von Ebernoff, pubblicata nel 1892, fa le aree inondabili. No, un pochino come vengono fatte oggi, con tipo A, B e C, cioè zone più inondabili, prima categoria, seconda categoria, terza categoria, ma non solo, mica si ferma lì. Dice, cosa facciamo? Facciamo delle opere di difesa, all'epoca quasi tutti muraglioni, ma non erano proprio tutti muraglioni, erano argini e cose di via. Ma la cosa che trovo molto divertente è che dice, chi paga? Io sono genovese, eh? Quindi chi paga? Chi paga? Ripartisce i lavori in funzione delle persone che hanno un vantaggio. Cioè quindi, rispetto a costi anche molto elevati, no? 2 milioni, quasi 3 milioni di fiorini, no? Che era il valore catastale dei beni, voi in funzione di questo valore catastale dei beni, no? Gli austriaci il catasto l'avevano fatto, gliel'aveva insegnato Napoleone comunque, eh? Allora cosa fanno? E quindi, se voi vedete, qui ci sono i danni di quello che era la somma del danno potenziale, di quello che era il beneficio, eh? E quindi, in qualche modo, voi vedete, si distribuisce il costo. Cosa che, voglio dire, con le bonifiche italiane non è che è stato fatto molto di frequente. Di solito il costo se lo accolla al pubblico, il beneficio, cioè il plusvalore dei terreni, se lo prende al privato. Vi posso fare vari esempi di questa situazione. Qui c'è la storia di Parigi, ma forse quanto tempo ho? Tranquillo, avanti, 3 e mezzo. Ma io poi ti ho lungo. Siamo a deadline, 3 e mezzo. 3 e mezzo. Allora, non ve la racconto la storia di Parigi. La storia di Parigi è molto divertente perché è la dimostrazione che una certa serie di opere funziona per un po', e poi smette di funzionare. Cercherò di essere molto breve. Questo è lo zuavo del ponte dell'Alma. Ce n'è due, è sempre lui, ma nel corso da un alluvione all'altro lo spostavano, no? L'hanno alzato e gli abbassato. Quindi. E sullo zuavo del ponte dell'Alma i parigini leggono le alluvioni. Avete presente dove è il ponte dell'Almada che... Quindi voi vedete che questo è il plan di Parigi del 1615, come si sviluppò la città intorno alla Senna, chiaramente. Si sviluppa intorno alla Senna, ci sono una serie di alluvioni che fanno sì, qui voi vedete, quelle che furono, queste che furono la pericolosità delle alluvioni nel corso dei secoli a Parigi, no? Come le affrontano? Prima di tutto costruendo i muraglioni, che, no? Che è anche un'operazione urbanistica nello stesso tempo. E questo è lo schema di come rimane Parigi alla fine, no? Costruita la Torre Eiffel alla fine del Novecento. Dopodiché nel 1910, no? Quindi i muraglioni funzionano, perché dall'alluvione del 1658, adesso non mi ricordo in che anno, che aveva segnalato la necessità di costruire delle grandi opere di difesa, in poi per 200-300 anni se la sono cavata.
Poi cosa succede? Succede che questi muraglioni erano troppo bassi e quindi nel 1910 c'è la più grande, the great flood in Paris, cioè c'è la più grande alluvione di Parigi. E qui ci sono alcune immagini dell'epoca, per chi conosce un pochino, quella è la stazione di Montparnasse, per esempio, no? Montparnasse sta sulla cintura, diciamo, legata alla urbanizzazione di Haussmann, Napoleone III. Se uno va a vedere i piani delle alluvioni, beh, vede che non è che queste muraglioni avessero servito tantissimo, no? Se io confondo quella del 1658 e quella del 1910, vedete che alcune zone le ho riparate, alcune zone là, dove c'è l'Hotel de Ville, cioè alcune zone sono state riparate, altre purtroppo si è alluvionato dove si è alluvionato la volta precedente. Quindi i muraglioni hanno avuto un effetto, devo dire non hanno avuto un effetto negativo come hanno in tanti posti, perché una volta che è superato il muraglione ha un effetto negativo sulla dinamica dell'alluvione, ne peggiora moltissimo gli effetti. Allora dicono i parigini nel 1910 costruiamo una serie di reservoir e qui c'è un'altra, abbiamo visto il muraglione, lo scolmatore, la terza misura, le casse di espansione, quelle che adesso usano tanto, che si chiamano casse di espansione, che sono, diciamo, la gioia di chi fa movimento terra, e sappiamo chi è che fa movimento terra in questo paese, ma comunque no? Riempiono il cuore di chi fa movimento terra, perché si tratta di muovere grandi quantità di terra. Allora i parigini decidono di fare per la Senna una serie di interventi. Questa serie di interventi prevede lungo il bacino della Senna, che è molto grande, non stiamo parlando del Seveso, del Lambro, dell'Olona, stiamo parlando di un grande fiume, dell'ordine del Po, diciamo, come tipo di fiume, costruiscono questi flood routing capacity, cioè dei serbatoi in cui una gran parte del volume viene dedicato per laminare la piena. Un po' come quello che uso a fare, diciamo, dal 2000 in poi, da quando il movimento terra è diventato una cosa interessante, no? In questo paese, in Italia. C'è un sacco di progetti di vasche di espansione, fatti pochissimi, però, come sapete, noi facciamo i progetti, però non è detto che siamo in grado di costruirli. Comunque, e loro non è che ne fanno pochi. Se voi guardate quelli che sono previsti sul Seveso, fanno ridere. No, fanno ridere, un milione e mezzo, no, vasche di espansione di questa grandezza. Loro ne prevedono, ora sono 807 milioni di metri cubi, cioè arrivano a un miliardo di metri cubi. Voi dite, cavolo, saranno contenti. Parliamone. Con gli 807 milioni, questa è la situazione del 2016 a Parigi. Sono andati vicinissimi, vicinissimi a ripetere l'esperienza del 1910 e questo è il mitico zuavo dell'Alma che qualche buon tempone gli ha messo la cintura di sicurezza, così ha detto almeno c'è cioè la cintura di salvataggio, salviamo almeno lo zuavo dell'Alma, no? Voi vedete che se io contrappongo, questo ci ho messo un sacco a fare questa foto per una figata, se io sovrappongo 2016 e 1910, voi vedete che la situazione è quasi la stessa. E ho fatto 807 milioni di metri cubi di dighe sostanzialmente. Quindi voi vedete. Allora sono state fatte delle simulazioni. E si è dedotto che con le alluvioni si convive, perché anche con la simulazione di una alluvione centenaria, poi vediamo cosa vuol dire centenario, vuol dire o non vuol dire, insomma. Comunque un'alluvione di quella dimensione, voi vedete che Parigi va sott'acqua tranquilla, tranquilla, nonostante il miliardo di metri cubi che hanno costruito a monte. Quindi questo già ci deve fare una riflessione, no? Una riflessione sul fatto che serve davvero tutto questo volume? Alle volte sì, alle volte no. Queste sono le alluvioni invece del Po. Perché racconto la storia delle alluvioni del Po? Le alluvioni del Po hanno tre episodi fondamentali.
Nell'Ottocento ci sono state un sacco di alluvioni dovute alla rottura degli argini. Questo andò avanti per molti anni e soprattutto nel 1872 ci fu il primo evento, anzi i primi due eventi, perché allora ci fu l'alluvione di primavera e l'alluvione d'autunno. No, quindi ci fu un'alluvione il 28 maggio, ci fu un'alluvione il 23 ottobre, le aree inondate non furono le stesse, quindi il disastro fu totale e fu fatta una commissione, anche lì, come vedete, la commissione si fa sempre, però questa fu una commissione, non come la commissione Gadda, molto politica, fu una commissione di persone competenti, rarissima cosa in questo paese, è successo solo due volte, forse tre, in tutta la sua storia, e capitanata dal professor Brioschi, che era il professore di idraulica del Politecnico di Milano, ma anche professore rettore, tra l'altro era diventato rettore. La commissione Brioschi fa il più bello studio dell'Ottocento in tutto il mondo di dinamica fluviale, cioè va a vedere come è fatto il Po, uno studio che non ha pari al mondo, che ci è sostanzialmente invidiato da tutto il mondo. E fu fatto poi una serie di provvedimenti, di interventi da fare in molti anni, perché non era possibile su un bacino così grande lavorare, costruendo argini e vincolando le golene, arrivando alla famosa legge del 1904, per cui, signori, fatemi il piacere di non costruire a meno di 10 metri dall'argine fluviale, cosa che viene tutt'oggi valida, ancora in validità, e tutt'oggi non sempre viene rispettata. Basta andare in Liguria per farsene un'idea. E qui c'è un altro aspetto. Il Po, nonostante questa serie di lavori, nonostante gli scariolanti, vi potrei anche cantare la canzone degli scariolanti che è bellissima, no, nonostante tutta questa grande massa di lavoro che c'è stato, che ci è voluto tanto lavoro, più o meno sono andati avanti fino al Novecento nel ricostruire gli argini, con dei tempi che sono molto più rapidi dei nostri, no? Perché costruire la galleria Savona-Albisola a 5 km, Burlando mise la prima pietra nel 2011, dobbiamo ancora vederla adesso, quindi voi capite bene che non è che all'epoca ci mettesse di più, spesso ci si metteva di meno. La ferrovia Genova-Ventimiglia fu costruita in una dozzina d'anni, Genova-Marsiglia, no? Adesso siamo ancora a binario unico in un lungo pezzo della ferrovia e vogliamo fare la TAV. Vabbè. E un altro aspetto delle alluvioni che va toccato è l'aspetto sulla vita della gente. Le alluvioni hanno un profondo effetto sulla vita delle persone che vengono colpite e alle volte ne cambiano la sorte. Tipicamente, questo basta vedere in questo ultimo periodo, negli ultimi 10 anni, quello che è successo in vaste zone della Cina, in Thailandia, in Latin America, negli stessi Stati Uniti, anche perché le alluvioni mediamente colpiscono di più i poveri che i ricchi, non sempre, ci sono anche posti, per esempio, se voi andate a Miami, siccome stare vicino alla zona alluvionabile è più bello, vengono colpiti i ricchi in Florida. Ma a Houston, in Texas, vengono colpiti i poveri. E soprattutto vengono colpiti i poveri quando sono in macchina, no? Perché 8 morti su 10 circa legati alle alluvioni sono legati all'uso dell'automobile, no? Quindi ne ammazza più l'automobile dell'alluvione, perché se lasciavano l'automobile dove era, non morivano. Questo basta vedere le ultime due alluvioni che sono state le ultime 3 settimane, no? Dove è morta la gente? In macchina. Ecco, quello che succede nella seconda grande alluvione del Po, quella che tutti ricordano perché c'è un meraviglioso film di Don Camillo e Peppone, che è il secondo film, quello di Duvivier, con il regista Duvivier, che racconta la storia dell'alluvione del Polesine del 1951, fu un'alluvione che segnò fortemente la storia d'Italia. Cioè, nel mio libro, per esempio, in Bombe d'acqua, racconto cosa scrisse in Grau rispetto a questi eventi, perché ci fu una serie di alluvioni 2 settimane prima in Calabria, quindi grande problema nel Salernitano, dopodiché l'alluvione del Polesine seppellì anche i disgraziati del Salernitano e della Calabria.
e sulla prima pagina dell'Unità scrisse delle cose veramente importanti Pietro Ingrao, che io ritengo una delle persone più rispettabili di questo paese. No. Cosa succede? Succede che nel 51 con questa alluvione ci fu una specie di esodo, cioè si cambiò la storia del Polesine, perché la popolazione scese in un modo enorme, perse metà, quasi più di metà degli abitanti, per due ragioni. Primo, a causa dell'alluvione di per sé, perché poi rimettere le cose a posto ce n'è voluto del bello e del buono. Ma la seconda ragione fu che in quel periodo il nord produttivo, che poi era il triangolo industriale Milano, Torino, Genova, aveva bisogno di manodopera, e la prima manodopera non fu quella meridionale, ma fu quella che veniva proprio dalla zona del Polesine. Quindi un altro aspetto, quindi, che dobbiamo considerare quando parliamo di alluvioni, è proprio questo aspetto legato alla sorte delle popolazioni. Naturalmente la politica ha sempre avuto un atteggiamento ambiguo nei confronti delle alluvioni. Vi dicevo, Vittorio Emanuele II non voleva andare a Roma, ce lo trascinarono dopo due settimane. Umberto I, anche lui era molto restio, andò soltanto per una mezza giornata a Verona, ma poi in altre alluvioni non si fece mai vedere. Altri invece furono molto presenzialisti, quindi alcuni politici furono molto presenzialisti. Il duce non ci andò mai, ci mandava la moglie. No, ma se la toglieva di casa, lì c'aveva l'amante, probabilmente la ragione anche era quella. Però ci andava Rachele. Infatti Rachele si occupò di un altro esodo importante, che fu l'esodo del 1938-39 di tutta una serie di alluvionati della Romagna e del Veneto, in una serie di alluvioni che ci furono all'epoca, che furono portati nelle paludi pontine, all'epoca della bonifica delle paludi pontine, per cui voi trovate tanti cognomi in provincia di Latina, che dice, ma quella è di Latina? No. Cioè vengono da quella storia lì. E lì, devo dire, fu un esodo molto ben organizzato, diciamo, al suono di Giovinezza, ci sono anche dei filmini dell'Istituto Luce stupendi su questo argomento. Io in questo caso riporto una alluvione storica, che è quella di Firenze, in cui c'è una foto che è un emblema del rapporto tra politica e rischio alluvionale. Non so se voi riconoscete, forse chi ha la mia età, poveretto, ecco, chi ha la mia età potrebbe riconoscere questa persona qua, che era il presidente Saragat. Allora, Saragat andò a Firenze nell'alluvione del 66. Questa è Piazza Santa Croce, dove avevo casa io. Quindi. Andò a Firenze nel 1966. Ci andò perché Aldo Moro si rifiutò ad andarci. Ci mandò la figlia coi focolarini, ma lui andò al Salone di Torino perché dovevano presentare la 124 Sport. Nessun politico si faceva vedere a Firenze, per cui si fece subito vedere, si fece vedere poi il Papa, ma dopo parecchio tempo Paolo VI, c'è una storia divertente anche lì sulla storia di Paolo VI, arrivò Saragat. Saragat andò su una camionetta matta, questa la famosa camionetta Alfa Romeo matta, che era l'equivalente della Campagnola, che era talmente carica di gente che rimane impantanata in Piazza Santa Croce. E quindi sono gli alluvionati a dover togliere dalle grane chi era andato a soccorrerlo. E questa è veramente spettacolare. Vi posso dire che, per esempio, Renzi alla prima alluvione ci va a Senigallia. A Senigallia sono stato chiamato anch'io dagli alluvionati, perché io spesse volte ho difeso gli alluvionati. E arriva a Senigallia, una ragazza gli fa una domanda, gli dice, siamo contenti che lei è venuto, il governo sarà molto attivo su questo, i parlamentari potrebbero darci 2 mesi del loro stipendio.
Anche lui la guarda malissimo e le fa: mi mandi un'email. No, quindi, dopodiché a Genova col cavolo che si fa vedere. No, ci sono state poi le due alluvioni di Genova terrificanti, anche se devo dire proprio il governo Renzi promuove finalmente quello che nessun altro governo in precedenza ha fatto, e quindi gli ho dato merito, propone la costruzione dello scolmatore del Bisagno, che è un po' l'unica soluzione per la città. Il progetto l'hanno fatto, naturalmente non hanno neanche ancora tirato la prima pietra, ma si spera che la tireranno. Un altro aspetto è, che ho chiamato le virtù dell'emergenza, il fatto che l'emergenza ha i suoi vantaggi. Questa è l'alluvione della Valtellina. La Valtellina è stato, nel 1987, l'alluvione più costosa della storia dell'umanità per unità di territorio e per unità di abitante. Furono stanziati 3.000 miliardi di lire. Un miliardo e mezzo di euro di oggi, però capisce che c'è l'inflazione, eh? Ecco, tanto per farci una idea, sono state fatte delle gallerie del tutto inutili, infatti che sono state abbandonate, non sono più utilizzate. Sono stati fatti una serie di lavori. Un altro aspetto, io sono neanche a metà, quindi poi finirò velocemente. Un altro aspetto, invece, delle alluvioni, importantissimo in tutto il bacino padano, è il fatto che un'alluvione ha un effetto domino. Cioè, cosa significa effetto domino? Significa che una catastrofe ne crea un'altra. Allora, c'è un rapporto dell'OCSE in cui ci sono in Italia circa 1100-1200 siti pericolosi dal punto di vista chimico, no? Chemical waste dangerous site, no? Allora, ci sono circa, di questi, più di 500 sono nel bacino padano, di questi una buona parte è in zona alluvionabile. E questo diventa molto pericoloso. Io ho l'esperienza dell'Acna di Cengio, essendomi occupato della bonifica dell'Acna di Cengio, che è il più grande, diciamo, ed è forse anche l'unico che è stato portato a termine grazie anche al fatto che c'era Eni come controparte. Non c'era una società lussemburghese fallita, no? Quindi se tu hai un controllare che l'Eni, bene o male, l'Eni, voglio dire, ha un rispetto per il paese e per la sua comunità, ma comunque è stato messo in sicurezza la bonifica, diciamo, in parte fatta, in parte no, ma comunque è stato messo in sicurezza su 650 milioni di euro. Ed è stato fatto un muraglione per difendere il fiume, che è andato vicinissimo a una tragedia, perché 300.000 metri cubi di lagunaggi tossici, ma quando dico tossici non si potevano neanche guardare, non dico andarci vicino, senza scafandro, potevano essere rimossi da un'alluvione della Bormida di millesimo. Allora, il fatto che, per esempio, ci siano in Lombardia parecchie ditte che avevano le galvaniche, che sono state abbandonate in seguito alla crisi, ce n'è una dalle parti di Cane, non voglio dire dov'è, perché ce ne sono parecchie, credo, che hanno delle vecchie vasche e hanno chiuso tutto, hanno messo i catenacci, ma non è che l'hanno difesa dall'alluvione, l'hanno difesa dai rom, dai banditi, da chi si voleva rubare le cose, no? Cioè, non è che l'hanno difesa. E quindi sono in zona inondabile. Essendo in zona inondabile, chiaramente questo è un pericolo molto forte. Ci sono state alcune inondazioni, se voi vi ricordate, in Brasile, negli Stati Uniti, proprio che hanno prodotto questo tipo di fenomeni che sono gravi. Sono gravi per il territorio, perché queste contaminazioni poi sono quasi impossibili da bonificare. La speranza di far bonificare i terreni con la rendita fondiaria molto spesso è fallace. Poi ne parliamo in un'altra volta. Un altro aspetto in Italia particolare sono le dighe. Le dighe sono praticamente abbandonate in questo paese, anche ci sono 530 grandi dighe in Italia, sono state costruite, hanno tutte almeno 65 anni, che sono più hanno la mia età, mediamente. Questo significa che la più vecchia ne ha 120.
funzionano, quasi tutte sono anche molto riempite di sedimenti, alcune sono molto grandi, alcune sono piccole, alcune sono praticamente abbandonate. I concessionari ne vogliono abbandonare un certo numero, hanno creato una situazione di falsa sicurezza a valle, tipicamente in Alto Adige. In Alto Adige, dopo che hanno fatto le dighe, hanno costruito in tutte le zone ripari. Perché? Perché non vedevano più le alluvioni a media frequenza. Poi quando viene l'alluvione seria, la diga come se non ci fosse, no? Perché il volume dell'invaso non è mai sufficiente a fare un effetto di laminazione tale da evitare l'alluvione. Ricordo l'alluvione di Lanes del 1987, anche perché l'ho vista, e così via, ce ne sono state molte altre, no? Quindi il problema delle dighe ha un aspetto particolare. Adesso, siccome ho già sforato, cercherò di... qui trattavo il discorso del clima che cambia, ne parleremo un'altra volta. Volevo mettere in evidenza un ultimo aspetto. Questo aspetto è che il rischio non è dovuto soltanto alla pericolosità. La pericolosità cos'è? La frequenza con cui avviene un certo fenomeno fisico naturale. Qual è la pericolosità, voglio dire, del Vesuvio? Beh, voglio dire, è un tempo di ritorno di 300 anni, 400 anni, cioè ogni 400 anni da una schiumata. Se poi questa schiumata è pliniana oppure è una cosa più modesta come nel 1817, va bene. Però più o meno, no, questa è la pericolosità naturale. La pericolosità naturale è quella che noi valutiamo nel campo delle alluvioni col periodo di ritorno, che è un concetto a cui io personalmente ho dedicato la vita, nel senso che è stato introdotto in base ai lavori che ho fatto quando avevo 28 anni, 30 anni, perché in quel periodo in tutto il mondo si passò dalla valutazione deterministica, cioè la massima alluvione immaginabile che non esiste, a una valutazione probabilistica. Il problema oggi è che molte volte questa viene presa come oracolato, mentre invece noi abbiamo un sistema che cambia, un clima che cambia, e quindi, voglio dire, questa pericolosità è molto indicativa. Però non c'è solo la pericolosità, c'è anche l'esposizione, c'è la vulnerabilità. Vi ho fatto prima un esempio di esposizione, vi ho detto guardate che se io ho da difendere una colonica del valore di 50.000 euro costruendo 2 milioni di euro di lavori, scusate, pensateci un attimo, comprategli una casa migliore. Non è una cosa impossibile, io l'ho fatto personalmente, ho seguito un progetto alla foce del Quigliano in provincia di Savona in cui abbiamo ricostruito un palazzo che era decisamente in mezzo al fiume, aveva fatto 4 vittime nel 1992, abbiamo costruito un palazzo lontano, devo dire grazie a un presidente della provincia che era una persona seria, perché ci hanno sparato in tutti i modi contro, perché guardate che la pubblica opinione il giorno dell'alluvione è colpa, quando poi volete fare qualcosa mai più, no? Perché tenete conto che di fronte a questo è di fronte la pubblica opinione. No? E devo dire grazie a questo politico savonese che adesso si è ritirato dalla politica, siamo riusciti a fare un'operazione, quella di spostare questo palazzo, sostanzialmente era un palazzo, e addirittura di modificare un ponte che dicevano essere romano, invece era venuto giù 4 volte in 2000 anni, e l'ultima volta l'avevano ricostruito nel 700, sempre un po' più grande, no? E noi l'abbiamo fatto ancora un po' più grande. E l'altro aspetto è la vulnerabilità. No, è chiaro che anche dove non posso eliminare l'esposizione, dove io non posso andarmene via da lì, non so, ad Arezzo ci sono tutte le fabbriche d'oro che sono in zona alluvionabile, no? Potrei raccontarvi la storia di Arezzo che è molto divertente. Ma comunque, anche lì, io posso diminuire la vulnerabilità. E ci sono metodi per diminuire la vulnerabilità. Alcuni hanno cercato anche di applicarli qua a Milano, l'amministrazione, forse non mi ricordo se quella precedente o quella attuale, con poca fortuna, perché la gente è poco sensibile. Cioè, sono stati cercati di applicare tutte le questioni relative al floodproofing, ossia alla difesa locale di edifici, di abitazioni, di quartiere,
che diminuiscono i danni secondo rapporti della CE, secondo rapporti dell'ONU, secondo rapporti ufficiali, non che me li invento io, del 50-75% rispetto al danno. Mentre invece la salvezza delle persone è legata a metodi di protezione civile efficienti. Quindi noi possiamo agire sulla pericolosità, possiamo agire sull'esposizione, possiamo agire sulla vulnerabilità. Storicamente in questo paese e ancora oggi con i provvedimenti che sta prendendo questo governo, che non si capisce molto, diciamo, però mi sembra che anche lì vadano diretti di nuovo sulla pericolosità. Invece noi dobbiamo agire sull'insieme delle tre componenti. Un terzo, un terzo, un terzo. Non possiamo usare un menù monoculturale. Ok. Niente, io qui enumero velocissimamente 10 possibili azioni che ho ritrovate raccontate nel mio libro, in alcune pubblicazioni. La prima è la consapevolezza dei cambiamenti climatici. Voi non avete idea quanto negazionismo ci sia ancora oggi in questo paese, lasciando perdere i mentecatti che scrivono sul giornale che fa freddo e non c'è cambiamento climatico. C'è comunque, quello è da mentecatti, cioè voglio dire, ma c'è comunque veramente una opposizione a prioristica anche in ambito accademico, soprattutto per esempio nel mio ateneo. Io ho scritto il primo libro sui cambiamenti climatici nel 1990. No, guarda, il cambiamento climatico è una cosa che scriveva Alexander von Humboldt nel 1822, non è una roba, voglio dire. Il fatto che il clima evolva e che dipenda anche dalla natura e da quello che fa l'uomo è una cosa che si sa, non è che non si sa. Comunque, consapevolezza. La seconda è la smartness, cioè noi dobbiamo migliorare la predicibilità dei fenomeni e ci stiamo lavorando abbastanza, ma è difficile, soprattutto dove i fenomeni sono così concentrati come in Italia, come in molti posti dell'Italia. No? Voglio dire, fare il preannuncio di un Medicane, cioè di un uragano mediterraneo, è complicato. No? Fare una previsione dell'alluvione sul Mississippi, io ho una settimana di tempo e so già che andrò a New Orleans, andò sott'acqua, cioè, quindi cambiano un po' le cose, ma anche dei comportamenti delle persone. Quando vi parlavo dell'automobile, è drammatico questo fatto. Lascio perdere l'Italia, ci ho scritto degli articoli sul Fatto Quotidiano, se vuoi, sul mio blog, io ho un blog sul Fatto Quotidiano tutti i martedì, ho scritto più volte questa cosa. Cioè, se voi andate a vedere la gente che le vittime, 9 volte su 10 sono in macchina o stanno andando a prendere la macchina per portare la macchina da un'altra parte, perché hanno lasciato la macchina in una zona inondabile, cosa che la protezione civile e la comunità dovrebbe evitare. Cioè, se io ho un allarme di tipo rosso, mi fate il santo favore di le macchine il giorno prima le portate via. Cosa che ho sostenuto, per esempio, anche nell'ultimo alluvione del genere. Un altro aspetto è la gestione condivisa, cioè non è pensabile di calare dall'alto delle normative che poi la gente non capisce, perché non le applica. No, è tipico il caso della nonnina che racconto spesso, cioè la nonnina che lei, io nel suo orto che sta sul fiume, io ho mai visto un'alluvione, ma come nel 1870, poi glielo racconti, dice, ma non mi ricordo, no? Perché uno difende il suo terreno. Ecco, nelle difese strutturali, cioè muraglioni, canali e così via, va fatto un progetto consapevole e va gestito a rischio residuale, perché c'è comunque un rischio residuale. Non esiste un rischio zero. Un altro aspetto è la manutenzione, che è fondamentale e che naturalmente veniva prevista dalla legge Merloni e nessuno in un mai progetto è stata mai applicata. Quindi parlo dalla legge Merloni in poi, quindi 25 anni. Vanno gestiti in modo diverso dall'attuale gli invasi delle dighe. Va delocalizzato tutti gli elementi a rischio che è possibile delocalizzare, in condizione di analisi costo-beneficio favorevole. E qui dove serve l'analisi costo-beneficio, no? Il consumo di suolo di cui ci parlerà diffusamente
il professor Pileri, e quindi lasciamo perdere, il flood proofing, cioè agire sulla vulnerabilità. Questa è una pubblicità libraria, nel senso che questo libro uscirà fra 2 mesi sul flood proofing, perché diciamo è una cosa mancante anche un po' a livello internazionale. Ci hanno commissionato questo libro, Springer, ci abbiamo messo 5 anni a scriverlo perché siamo lenti come la fame. E comunque sta per uscire questo libro che spiega quelle che sono le metodologie a livello di quartiere, di caseggiato, di casa singola, quindi molto dettagliato e molto diffuso. E poi sicuramente convivere con le alluvioni. Questo per esempio mette in rilievo un rapporto uscito qualche settimana fa sul fatto che l'urban flooding è la maggiore causa di danni negli Stati Uniti. E noi dobbiamo passare da un drenaggio insostenibile a un drenaggio sostenibile. E ringraziamo che a Milano nel 1896 e nel 1928 ci sono degli ingegneri di grande prestigio e di grande visione che hanno costruito dei sistemi di drenaggio molto funzionali, perché è forse una delle pochissime città che ha questi problemi in modo minore rispetto ad altri. E questo è un consiglio che vi do per la lettura. E un altro argomento è la pubblicità libraria del mio prossimo libro, che si chiama Il declino e la rinascita dell'università. Fuori argomento, grazie. Grazie mille. Grazie Rosso. Se c'è qualche domanda. No, io direi facciamo dopo, sennò come dire, si comprime la lezione. Facciamo dopo, raccogliamo le domande su tutti e due successivamente. Allora, adesso grazie professore, molto assai efficace. Ma ovviamente parlo con il solo di Roma. Come? Ovviamente parlo quasi solo di Roma. Allora, prima cosa, adesso qui è allora, acqua, suolo, le due cose sono, come dire, sono due fratelli della stessa famiglia, tanto per intenderci, e mi sembra che tra le tante cose che è belle che ha detto il professor Rosso, una cosa vorrei che, tra le tante per carità, tenete a memoria tutte, per carità, però, allora, c'è una questione che mi fa molto piacere, e mi fa piacere che sia, come dire, che questa lezione entri dentro, come dire, sotto l'ombrello di un corso di fatto di cultura politica, certo. Che si chiama Il grande disordine. Ecco, io credo che, così tanto per anticipare, questa questione acqua e suolo di fatto non sono mai viste come questioni politiche, ma sempre come questioni straordinariamente super ipertecniche, ma non lo sono ipertecniche. Avete capito che invece hanno molto a che fare con la vita della gente, molto a che fare con la vita della gente. Eppure non mi pare che ancora nei programmi che noi leggiamo di destra, centro, sinistra, sopra, sotto, in questo momento voi avete letto qualcosa, mi occuperò di ridurre la vulnerabilità. Avete sentito? Mi occuperò di, ed è come vedremo fra poco, di ridurre il consumo di suolo. Avete sentito? Sì, avete sentito. E dopo andiamo a leggerlo, dopo andremo a leggerlo, perché sono molte fake di questo caso, purtroppo. Comunque qualcosa sul consumo di suolo, poi lo vedremo, effettivamente qualcosa si è mosso. Diciamo, è un po' più di moda, come diceva prima il professor Rosso. Però per dire, ecco, vorrei subito che entrasse molto bene in testa che le questioni ambientali, di cui, ahimè, anche la mia università si occupa troppo poco, lo dico,
che le questioni ambientali non sono questioni accessorie specialistiche, ma sono questioni straordinariamente di economia domestica politica, non so come dire, che dovremmo veramente, come dire, maneggiare con maggior frequenza. Perché diversamente, se maneggiamo con poca frequenza, la pericolosità aumenta. Allora, il suolo fa parte di queste. E il suolo, come dire, dovrebbe trovare negli urbanisti gli alfieri. E invece no. Ha trovato fino a oggi, e chissà, speriamo domani no, ma insomma, prevalentemente fino a oggi, tranne, va bene, qualche punta di diamante, come sempre, non manca mai, ma insomma, ha trovato prevalentemente mica tanto gli alfieri, anzi, coloro che, come vedremo, preparavano il tappeto al consumo di suolo. Allora, la prima questione però che noi dobbiamo capire, perché sennò noi non ci capiamo, perché il grosso buco nero, vedete la slide nera, non è un po', lascia fare. Il grosso buco nero che qua nessuno sa che cos'è il suolo. E drammaticamente, molto spesso, noi ci stiamo accorgendo che non sa cos'è il suolo proprio chi decide il suo destino, che è l'urbanista. Tant'è vero che nei piani si parla di destinazione d'uso dei suoli. Pensate, poi le parole non sono poca cosa, destinazione. Come un grande dio, l'urbanista decide nel suo piano il destino da dare a questa risorsa. Attenzione, io uso la parola risorsa, che il legislatore non usa, sta ben attento a non usarla. Il suolo in questo paese non è, dal punto di vista giuridico, chiamato risorsa. Pensate che roba. Adesso vi faccio vedere un piccolo video e capiremo subito perché. Così ci rilassiamo anche un attimo. Peraltro, lì in basso a destra, leggete una bellissima frase di un pedologo, che non è una parolaccia, non è nemmeno uno scienziato, come dire, da incriminare, ma è un agronomo che si occupa proprio di suoli. Tanto per intenderci subito e sgombrare il campo degli equivoci, io, per farmi capire, racconto sempre che avete presente un mobile, questo? Ecco, questo è il sottosuolo. Quello che c'è sopra qua, se non facessero le pulizie tutti i giorni, ovvero la polvere, quello è il suolo. Cioè il suolo è la polvere che c'è sul pianeta. Quello che c'è sotto quello straterellino di, a volte di 30 centimetri, 70 centimetri, 150 centimetri, a seconda di dove siamo, in montagna abbiamo 30 centimetri, in pianura qua ne abbiamo anche 200 di centimetri. Ma guardate che la pianura padana è un gioiello al mondo, per latitudine e per deposizione di suoli. È un gioiello unico al mondo, ma non l'abbiamo capito. Allora, quella roba lì è polvere. Il resto che c'è appena sotto 70-100 centimetri, dove ormai la vita, perché il suolo è vivo, non è una roba morta, non è una roba che bisogna sgrullarsi le scarpe e lasciare fuori casa, ma teoricamente diremmo, è una cosa preziosissima. Ecco, quella roba lì è polvere. Sotto quella roba lì invece è sottosuolo. Nella nostra università noi abbiamo una grandissima tradizione di studi del sottosuolo. Certo, dobbiamo appoggiarci i plinti, le cose, quindi dobbiamo sapere dove si appoggia il cemento, capito? Di suolo, pensate, agli architetti e agli ingegneri noi non abbiamo quasi mai insegnato cosa fosse. Eppure ne hanno definito questo, ma non perché noi siamo ci mancherebbe, è proprio il sistema culturale che è rimasto indietro su questa risorsa. Oggi stiamo recuperando, intendiamoci, però è chiaro che paghiamo un prezzo di ritardo importante, questo culturale, quindi bene che sia all'interno di un corso politico. Allora, vediamo un video. Adesso qua uscire non è semplice perché manca proprio il tasto dell'ESC, dovete sapere, tanta roba. Adesso vi faccio vedere, voi lo conoscerete, perché fermi tutti, vi faccio vedere solo l'inizio di un video che, secondo tutti, è la miglior, conoscete, 1963, Francesco Rosi vince il Leone d'Oro a Venezia con Le mani sulla città. Allora, guardate, è un film che chi non l'ha visto lo deve vedere. Chi l'ha visto lo riveda. Come Dostoevskij, non è che la puoi leggere una volta. Lo riveda. Perché in realtà, adesso guardiamo i primi 3 minuti, che poi io ho sbobinato, li leggeremo assieme, perché qua, cioè, la consapevolezza che diceva prima lui non è una cosa che viene a caso, bisogna radicarla la consapevolezza, radicarla.
Allora, guardate questi minuti, state attenti, perché qui dentro c'è tutto l'inizio di quelle che sono state le sorti di questo paese in qualche misura. La luce non va bene, no. Oh, ma si vede, si vede. Il problema è se si sente. No, ma non è che faccio vedere tutto, su 2 minuti. Va bene, la luce, il Signore vuole che spegnete la luce. Spegnete la luce. Su, obbedite. Se no non viene l'assemblea, lascia fare. E poi è un problema. È tanta roba. Lo so che la città sta là e da quella parte sta andando perché il piano regolatore così ha stabilito. Ma è proprio per questo che noi da là la dobbiamo far arrivare qua. E ti pare una cosa facile? E cambiamo il piano regolatore. E cosa? E voi cambiamo il piano regolatore. Non c'è bisogno. La città vai là e questa è zona agricola. E quanto la puoi pagare oggi? 300, 500, 1000 lire al metro quadrato. Ma domani questa terra, questo stesso metro quadrato, ne può valere 60, 70 mila, eppure di più. Tutto dipende da noi. Il 5000% di profitto. Eccolo là. Quello è l'oro oggi. E chi te lo dà? Il commercio, l'industria? L'avvenire industriale del mezzogiorno, sì. Investi i tuoi soldi in una fabbrica, sindacati, rivendicazioni, scioperi, cassa malattia. Ti fanno venire l'infarto queste cose. E invece niente affanni e niente preoccupazioni. Tutto guadagno e nessun rischio. Noi dobbiamo fare solo in modo che il comune porti qua le strade, le fogne, l'acqua, il gas, la luce e il telefono. Dove dirigere l'espansione? Vabbè, potremmo andare avanti anche questa seconda parte che è molto bella, eh? Ma questa poi ve la racconto io al limite, se proprio la volete. Allora, torniamo a noi. Allora, avete visto, no? Ecco, adesso riaccendono le luci. Avete visto, queste sono alcune scene. Questo lo so che la città sta là, mo cambiamo il piano regolatore. Il piano regolatore si occupa del destino dei suoli, come ho detto prima. Ma c'è questa immagine che mi piace molto. Vedete, avete presente Rod Steiger, purtroppo è mancato qualche anno fa, ma bravissimo interprete, prende una bacchetta e traccia, no? Un metro quadro, simbolicamente. Però dietro quella traccia, come dicevo l'altro giorno, ero a Napoli, tra l'altro qui, come dire, siamo a Napoli, ma potremmo essere a Milano, potremmo essere ovunque, ragazzi. La storia è uguale in tutti i paesi d'Italia, sia chiaro. Però la cosa che mi interessa è il terrapiattismo, che adesso va di moda, no? È vero che va di moda. Gli urbanisti l'hanno se... Ragazzi, sono avanti, Gli urbanisti sono avanti. Il terrapiattismo, ma loro l'avevano già scoperto, ma da anni. Nel senso che, purtroppo, il suolo è sempre stato considerato per decine, 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 decine di anni dall'urbanistica una roba piatta. Una superficie su cui appoggiare. La valorizzazione dei suoli voleva dire mettere su una casa. Questa è la valorizzazione dei suoli. Che servono i suoli? E guardate che quell'azione è straordinaria. Francesco Rosi, il fratello di Francesco Rosi, era un architetto, la sapeva lunga, era molto bello. Il lavoro viene fatto assieme, no? Tra Francesco e il fratello. E dopo ci sono delle scene film molto belle sul recupero, sui bassi di Napoli. Delle cose straordinarie, la vicenda politica, Rod Steiger era consigliere comunale ma voleva diventare assessore e così via, il sindaco e poi la legge speciale, l'emergenza, tutto c'è qui dentro, tutto c'è qui dentro. C'è anche la scelta di un paese negli anni 60, quando obiettivamente il consumo di suolo non era un problema e la casa bisognava veramente darla a tutti gli italiani che vivevano, la cui la maggior parte viveva in tuguri, in montagna o in campagna, quindi è chiaro che era un'esigenza legittimissima la casa, famose, come dire, spostamenti interni nel paese, quindi chiaramente oggi sarebbe, come dire, assurdo dire che nel 63 si facevano consumi di suolo. Eppure alcuni intellettuali, ma anche alcuni urbanisti, perché anche Giovanni Astengo cominciava a vedere lungo e vedere il dramma di questa non considerazione opportuna anche sull'alluvione di Firenze. Giovanni Astengo scrisse delle cose meravigliose, va bene, fu più o meno inascoltato.
Allora, terrapiattismo. Perché dico terrapiattismo? Perché la prima questione che voglio che vi sia molto chiara, che il suolo non è una superficie. Io spenderò tutti i miei giorni della vita che rimangono a dire a tutti gli urbanisti che trovo, come ho già fatto e continuo a fare, che il suolo è spessore. È una questione di spessore anche, ma è spessore. Prima io vi ho detto 30, 70, 150 centimetri, no? Questa è la cosa importante. La prima questione è che non possiamo continuare a pensare ancora il mondo come il terrapiattismo, va bene, dove noi poggiamo qualcosa, aree libere, dove far villette o non so che cosa. Questo non ha senso. E dentro questo spessore c'è vita, c'è un sacco di vita. Quello che c'è qui in basso, questo grafico qui, arriva da un lavoro che si stava facendo in Europa, un po' tutti i centri di studio europei si trovano ancora, ogni due anni c'è un grande convegno a Berlino, tra l'altro c'è un sito molto bello che vi invito ad andare a vedere, che si chiama Global Soil Week. Per una settimana, sono andato anch'io due volte, per una settimana ci si incontra a Berlino un po' tutto il mondo e si parla di suolo dal punto di vista agronomico, si parla di suolo dal punto di vista urbanistico. E mi ricordo la prima volta che sono andato, 2013, ero solo io italiano, solo io. Incredibile, eh? Incredibile. Mi aveva molto stupito questa cosa. Due anni dopo, 2015, anno mondiale dei suoli, quando qua si faceva Expo senza scrivere da nessuna parte che era l'anno mondiale dei suoli, i suoli si sono mangiati, perché Expo non era un'area dismessa, intendiamoci, erano 160 ettari di aree agricole, va bene, dove si è fatto l'Expo. Stamattina la Sorrini ve l'avrà detto, era come dire, responsabile del comitato scientifico di Expo, e vi avrà detto che purtroppo sono state fatte su aree agricole. No, porca miseria, sviluppo sostenibile, porca miseria. Sarà sfuggito, vabbè, come dire, lì, come dire, peraltro era un expo sull'alimentazione, sul cibo. Il cibo da dove arriva? No, non erano tutte aree agricole, non erano tutte, ma la gran parte sì. Poi vi faccio vedere delle foto. Sì, c'era un pezzo di raffineria che poi è ancora lì, peraltro, un pezzo ancora lì, dove lavorava mio nonno, peraltro, quindi pesa che roba. Allora, quella immagine che vedete lì sotto è l'immagine che trovate su un bellissimo volumetto che potete scaricare, si chiama Soil Atlas, da questo sito Global Soil Week, ed è l'immagine che fa vedere un pochettino quanta vita c'è in un ettaro di suolo. Fate conto che se dovessi pesare tutta la massa della vita che c'è in 30-70 centimetri di suolo in un ettaro, io peserei 15 tonnellate. 15 tonnellate, tra protozoi, batteri, microfauna, piccoli mammiferi, lombrichi, no? Più o meno noi abbiamo nella nostra testa che ci sono solamente lombrichi e talpe nel suolo, in realtà no, pensate che alcuni antibiotici, uno famoso, la streptomicina, che è un antibiotico molto potente, va bene, arriva esattamente dal suolo. Quindi tantissimi principi attivi l'azienda farmaceutica ha utilizzato arrivano dal suolo, arrivano dai batteri che vivono lì. Quindi la prima questione è che quello spessore non è solamente uno spessore, come dire, geometrico morto, no, è uno spessore geometrico vivo, che dà tanto con poco. E questo da tanto lo vediamo qua. Questa qui è una pubblicazione che è uscita su una famosa rivista scientifica di due pedologi che si chiamano Eigert, uno e l'altro si chiama Ritz. 2009 pubblicano questo famoso articolo. 2009, quindi vedete, 10 anni fa. Non che non si sapesse che i suoli, come dire, producevano svariate funzioni. Però, voglio dire, metterle tutte assieme e cominciare a elencarle, e cominciare a produrre, come si diceva prima, consapevolezza, che vuol dire anche, leggiamola anche con un'altra parola, responsabilità. Vuol dire anche responsabilità. Beh, questo si è cominciato a fare negli ultimi 10 anni. Allora, questo schema, guardate che non è facilissimo che nelle riviste scientifiche importanti ti pubblichino i fumetti, non è facilissimo. Però, cosa che in Italia noi purtroppo facciamo poco spesso, la divulgazione, che invece è una parte importante anche di noi, come dire, studiosi, no? Noi scriviamo molto spesso articoli che neanche leggiamo tra di noi, però che ci servono
sicuramente per dare lustro alla carriera, per fare carriera noi stessi e così via, no? E sicuramente comunque sono un pezzo importante della nostra ricerca e deve esserci, intendiamoci, però molto spesso manca la parte di divulgazione. Devo dire che in UK, nel mondo anglosassone, questa parte invece è un po' più presente e anzi viene anche valorizzata. Se un docente non fa divulgazione, non è un buon docente, tutto sommato. Da noi quasi il contrario, purtroppo. Bene, Eigert e Ritz pubblicano questa cosa qua. Questa cosa qua oggi noi la chiamiamo in questo spaccato, vedete, è una specie di piccolo transetto, è come una sezione di suolo. In questa sezione di suolo, vediamo se troviamo la spada laser, no, andata via la spada laser, pazienza. In questa sezione di suolo, vedete, quelle che si chiamano, che noi oggi chiamiamo i servizi ecosistemici. Cioè tutti i benefici che il suolo produce. Allora, lui produce dalla produzione, come dire, del legno, che si chiama produzione primaria, più o meno, controlla l'erosione, se combinata assieme alla vegetazione, al soprassuolo, quello che chiamiamo soprassuolo, ovvero la vegetazione. È fondamentale nella regolazione dei gas serra. Greta lo sa, Pensate che il 20% delle emissioni di CO2 in atmosfera, il 20% delle emissioni di CO2 dovuta al mondo industriale barra combustione, il 20% è dovuto ai cambiamenti di uso del suolo, i PCC, di cui si ignorano completamente, il 20%. Quindi noi da un suolo libero costruiamo un capannone e emettiamo CO2. Perché l'anidride carbonica, il suolo, c'è un racconto bellissimo, di Primo Levi, sistema periodico, conoscete il sistema periodico, bellissimo. L'ultimo capitolo è dedicato al carbonio. E Primo Levi segue un tarlo, uno scarabeo, se non ricordo, lo segue nella sua vita, no? Fino a quando questo scarabeo, per varie vicende, muore e cade a terra. Primo Levi sta raccontando il ciclo del carbonio. Con la sua poesia, ovviamente, cade a terra e mi ricordo questa scena bellissima perché dice: gli umori immediatamente, no? Quindi le nostre immediatamente, come dire, si disperdono. Ma la corazza di questo tarlo, di questo scarabeo, qual è? Dura, è fatta di chitina, come le formiche, avete presente? È carbonio in stato puro più o meno. Quindi quello è duro, non se ne va. Non è vero, non è vero. Primo Levi ti dice: aspetta un attimo. Arriva un'altra flotta di altri batteri, si occupa piano piano di far fuori anche la chitina, di far fuori anche quel guscio. Il suolo è formato di carbonio e grazie a questi batteri, grazie a questi protozoi, queste alghe, a un laboratorio pazzesco, il carbonio viene preso e immobilizzato dentro. Il 30% nel suolo, questa è la biodiversità, nel suolo, nei soli 30 centimetri, c'è un contenuto di carbonio pari a 3 volte quello che c'è in atmosfera. 3 volte! Siccome l'anidride carbonica è fatta di CO2, carbonio e due atomi di ossigeno, e siccome il carbonio gode come un matto a legarsi all'ossigeno, e siccome si sta studiando, e a Napoli c'è un centro molto avanzato che sta continuando a pubblicare, dicendo: guardate, i movimenti terra sono un dramma, perché arieggiando il suolo, il carbonio tende a ritornare in atmosfera, a riregarsi, perché fin quando rimane immobilizzato, in carenza di ossigeno, ce n'è di ossigeno nel suolo, ma in carenza di ossigeno, tende a rimanere immobilizzato, le molecole complesse del carbonio rimangono lì. Nel momento in cui viene movimentato, in 60 anni, quello che si è accumulato in 1 milione di anni, più o meno se ne va. Incredibile, più o meno se ne va in atmosfera. Quindi il più grande stock di carbonio che esiste sulla Terra, quindi si parla molto spesso dei mari, della profondità marina, delle cose più incredibili che ci acchiappano sempre, perché 20.000 luoghi sotto i mari, quelle robe ci acchiappano, poi non si parla che in realtà sulla superficie terrestre è il più grande serbatoio di carbonio naturale, senza il quale noi saremmo qua altro che 1,5 gradi, ne avremmo 5 di gradi in più, non saremmo qui a parlarci. Allora, questa roba è fondamentale.
Quindi il suolo, quei 30 centimetri, regolano praticamente buona parte dei gas serra che ci sono in giro. Pensate che roba. Roba che noi calpestiamo. Roba che noi calpestiamo. Roba che vi assicuro, perché io me li vado a vedere, ogni anno mi vado a vedere una quarantina di piani urbanistici, non c'è scritto da nessuna parte. Da nessuna parte, non c'è consapevolezza che cambiando un suolo da agricolo o da, da coperto da vegetazione, quindi straordinariamente capace di catturare di tutto, trasformarlo in un'area urbana, zero. Non c'è scritto che questo produce un'emissione, una rimissione di carbonio, zero, perché non c'è consapevolezza. Eppure questo accade. Poi ci sono altre questioni per cui il suolo è importante. Ad esempio questa cosa qui è la biodiversità. Prima stavo confondendomi. Il 30% di tutta la biodiversità terrestre è nei primi 30 centimetri sotto i nostri piedi. 30% della biodiversità. Vuol dire che tutti, io dico sempre, è la farmacia a prezzo zero più potente che noi abbiamo. È lì, in tutti i suoli. Non è che è solamente in Amazzonia, anche nei suoli di Segrate, quelli che rimangono inquinati da vari sversamenti, ahimè. Dopodiché, qui sotto c'è una fantastica linea azzurra, il suolo, più o meno il 20-30% di suolo è formato da umidità, da acqua. Quindi l'acqua subisce, per fortuna, dei processi di depurazione a gratis. Io vorrei dirvi anche che il suolo fa tutto questo gratis. Zero euro. Il suolo si occupa anche di trasformare, prima vedevamo quella chitina, alla fine lo scarabeo quando muore è un cadavere. Un tronco quando cade, prima era vivo, poi è un cadavere. Un cavallo quando muore, se è ammesso che ci sono ancora dei cavalli bradi, quando muore, e così tutti gli animali, un cervo. Voi con una passeggiata in bosco avete mai visto cervi, ammassi di cadaveri di cervo in giro? No. Muoiono, eh? Non è che andiamo a prenderli e li buttiamo in discarica. No. Muoiono lì, ma spariscono. Nel giro di 2 mesi non c'è più, 3 mesi non c'è più. Immediatamente entra nel suolo. Come dico sempre, il suolo è la parte, l'humus, è fatto di sostanza organica che arriva dai rifiuti organici. Quindi dai cadaveri, dalle foglie, dalle ramaglie, che subiscono dei processi di degrado, di degradazione, che durano anni alcuni, come nel caso dei tronchi, mesi in altri, come nel caso degli animali, dei cadaveri umani, animali. E quindi il suolo, straordinariamente, è l'unica risorsa, guardate che è l'unica risorsa, non ne abbiamo trovata ancora un'altra, che trasforma tutto quello che è rifiuto in cibo. Perché se ci pensate, anche sulle aree agricole, noi spandiamo liquami, giusto? Avete presente? I liquami sono merda, tanto per intenderci, no? Quindi dico sempre, tanto così per far sorridere un po' la gente, che l'unica risorsa che trasforma la merda in cibo è il suolo. Ma grazie a quelle 15 tonnellate per ettaro di esseri viventi. Mentre noi siamo una macchina formidabile che trasformiamo il cibo in... E quindi questo bilancio è complementare fin quando i suoli continuano a svolgere il loro mestiere. Ma i suoli asfaltati non svolgono questo mestiere. Zero. Un suolo cementificato, zero biodiversità, zero capacità di assorbire acqua, zero capacità... Il carbonio, tecnicamente, noi studiosi lo chiamiamo, quando parliamo di suolo, costituente transitorio. Chiamiamo così il carbonio, nel senso che entra ed esce. Entra perché una foglia, c'è un bellissimo libro di Darwin che spiega come i lombrichi attorcigliano salivando la prima le foglioline e poi le portano nel suolo. E Darwin diceva, in questo modo è come se fosse una carica, come se fosse una supercarica di carbonio nel suolo, velocissimamente, lo portano dentro. No? Bene, e questa cosa però non accade se hai l'asfalto. Quindi tutte queste funzioni che vedete qua, nel momento in cui arriviamo qui, certo il suolo serve per fare una cosa meravigliosa che è la nostra città. Città sono un'opera meravigliosa dell'uomo, intendiamoci, sia chiaro. Oggi un po' meno magari, anzi, poi vi faccio vedere un po' di foto, qualche dubbio ce l'abbiamo, ma insomma. Però è chiaro che dobbiamo fare i conti,
Ogni volta che noi cementifichiamo perdiamo tutte queste funzioni, tutte. Non ci sono se, ma, ne rimane un po', tutte. E quindi su questo bisogna fare i conti. È uno spessore fragile, perché appunto muore subito. Non è resiliente, parliamoci chiaro. Oggi se non diciamo resiliente, guarda, non possiamo fare più azione. Che ogni sempre, bisogna sempre trovare una parola di moda, perché se no non viene invitato. Il suolo non è resiliente. Professore, non può dirci che è resiliente? No, non è resiliente. No. Neanche un po'. Nel momento in cui il suolo viene cementificato, il suolo muore. Però i politici, aiutati anche dagli urbanisti, ahimè, quindi anche da me, come categoria, hanno scritto leggi, tra cui in questa regione, nelle regioni dell'Emilia-Romagna, così è bipartisan, non vi preoccupate, perché davanti al cemento qua c'è un partito unico, in cui hanno fatto una legge in cui hanno detto ma no signori, dai, su, non è vero quello che dice il professor Pileri, tutte balle, non è assolutamente vero, perché se io prendo un suolo cementificato, tipo un parcheggio IKEA, no, anzi, facciamo un parcheggio di un centro commerciale più vecchio, no? Le colline, sai, le chiamano poi tutti i nomi naturali, questi centri commerciali, il girasole, no? Ecco, tutto quello che non è naturale, viene, cioè, non si capisce perché usano dei termini naturali per chiamare le rubinie, cioè, peraltro è anche una specie esotica, problematica, quindi quello lo lasciamo anche al centro commerciale. Bene, prendete uno di quei parcheggi, la legge oggi dice così, scoperchiatelo, tipo, come dire, barattolo delle sardine. Prendete un'altra forma geometrica uguale alla scatola delle sardine, che però era un suolo libero da centinaia di anni, gli mettete sopra un po' di asfalto, ecco, per il legislatore non avete consumato suolo. Sì, è così. Si chiama bilancio ecologico del suolo, avendo abusato, manomesso la parola ecologica. L'ultimo libro che ho scritto, 100 parole per salvare il suolo, esattamente fa questo lavoro, un lavoro che purtroppo mi ha prodotto più nemici che amici, ma anche gli altri libri, non c'è problema, ma pazienza, non mi interessa. Come diceva Guccini, spiacere è mio piacere, diceva una roba così in Cirano, no? Se vi ricordate, lascia fare, tanta roba. Vabbè, per cui anche l'aggettivo ecologico è stato manomesso, perché ecologico vuol dire che ci sono tutte quelle bestioline di prima. E infatti io dico, quando facciamo i dibattiti con i politici, che vanno fieri di questa invenzione della come si chiama, la chiamano, la orca miseria, non mi viene il termine, perché proprio non mi entra questo termine, della io lo faccio con la scatola delle sardine, la desigillazione, questa invenzione straordinaria del cavolo, lo dico sempre, perfetto, facciamo così. Che andiamo a coltivare delle patate, carote e insalatina sulle aree desigillate e le mangi tu. Sapete che non ho trovato ancora un assessore che mi ha detto sì? No, perché scusami, avete scritto la legge. Siete tutti d'accordo, maggioranza e opposizione, vi assicuro. Non ho visto ordini degli architetti, ordini degli ingegneri disperati per questa legge. Zero. E allora adesso ve le mangiate. No. No. E perché no? Gli agronomi dove sono? Dormono? Perché non si lamentano di queste leggi? In questo momento, disegno di legge 1177, presentato dalla Lega 10 giorni fa al Senato. Copia e incolla della legge sul contenimento dei consumi di suolo della Lombardia. L'avevo scritto in una busta, sigillato, timbrato, ho detto vedrete che succederà questo. Dentro quella legge, ma come nella proposta del governo Renzi, c'era la stessa cosa, della desigillazione del bilancio ecologico del suolo, uguale. Non capendo che ecologico è una roba potente, importante, e che se tu rovini quei legami tra quei batteri, non tornano perché tu fai così. Noi abbiamo questa idea, no, che schiacciamo qualsiasi bottone e tutta la tecnologia. No, il suolo non è tecnologia. Tanto per intenderci, la lentezza con cui si rigenera il suolo è questa roba qua. 500 anni, 2,5 centimetri. Perché? Ci vuole tanto. Se voi andate in un bosco e prendete le vostre mani, come faccio con i miei studenti, e cominciate a scavare, vedrete che quel primo strato, che si chiama lettiera, che noi oggi lo usiamo per i gatti, e vabbè,
è un'altra manomissione di parole. In realtà è un termine scientifico importante perché è la sovrapposizione e compressione di stagioni e stagioni di aghi di abete, piuttosto che di foglie di betulla, non lo so, che si sono depositati e che poi piano piano si mineralizzeranno e diventeranno suolo. Però piano piano, ci vuole tempo. Il cervo se ne va via in un paio di mesi, 3 mesi, 4 mesi. Cane, gatti, tutti, spariscono tutti, non li abbiamo mai visti. Le foglie, i rami, i tronchi ci mettono un po' di più, molto di più. E quindi quello che produce suolo. Il suolo si produce così, si autorigenera, certo che si autorigenera. Ma se io prendo un inquinante organico, prendo un po' di merda e la butto in un fiume, noi studiamo queste cose, curva sacco, più o meno dopo un chilometro, qualcosina, l'acqua è già tutta bella depurata, i batteri hanno agguantato quell'escremento, l'hanno trasformato e l'acqua è di nuovo pulita. Il suolo no. Solo no, non c'è un meccanismo rapido di ricostituzione del suo profilo, no? Rimane degradato pertanto. Quindi dovrebbe essere la risorsa che, prima di tante altre, dovrebbe avere una legge che lo tutela. Non l'abbiamo. Non l'abbiamo in Europa, non l'abbiamo in Italia. Non c'è una legge che tutela i suoli. Sappiatelo. Allora, io che sono laico ferventissimo, cioè, però dico, la Laudato Si, leggetela. È straordinaria. E sullo sviluppo sostenibile, il Papa dice, tutto è fake, sviluppo sostenibile. Adesso io un po' esagero, intendiamoci. Però dice una cosa molto bella, che è raro trovare scritta, ma che è molto molto bella. Che vuol dire che davvero il Papa si è fatto aiutare, adesso per carità lui sa tutto, però ho qualche sospetto che si sia fatto aiutare, almeno poi ho fatto un po' di indagini, ho scoperto che è così, però cavolo, si è fatto aiutare dalle persone toste, perché a un certo punto leggete questa cosa al punto 140, quando si parla di uso sostenibile bisogna sempre introdurre una considerazione sulla capacità di rigenerazione di ogni ecosistema nei suoi diversi settori e aspetti. È lei che comanda, è la capacità di rigenerazione, è lei che comanda. Se un suolo ci mette 500 anni a ricostituire 2,5 centimetri, nel piano urbanistico io voglio vederlo scritto, perché è lei che comanda, non la parola sostenibile che poi noi la facciamo volare dove vogliamo la facciamo volare. Ci inventiamo le peggio compensazioni, io stesso ho scritto un libro sulla compensazione e quando mi hanno chiesto se volevano rieditarlo ho detto no. Ma come? Funziona bene, vende bene? No. Ho detto non si deve rieditare questo libro. Perché la compensazione vuol dire faccio un guasto da una parte, rimedio dall'altra, più o meno un tanto al chilo. Ci sta come principio. Peccato che all'italiana voleva dire ok, faccio un guasto, dimmi quanto ti devo, ti pago e vaffan bagno. No, non può funzionare così. Cioè voleva dire innescare una deresponsabilizzazione. Allora, ci sono alcune risorse il cui ripristino richiede parecchi anni. Anche se tu mi paghi qualcosa, io devo aspettare 4 generazioni per riavere il beneficio. E cosa facciamo nel frattempo con questi soldi? Ce li mangiamo a sera? No. Quindi potente questa roba. Fate conto che, tanto per dare un po' di cifre, un ettaro di suolo rispetto all'acqua, un ettaro di suolo, quindi 10.000 metri quadri, sono buoni a più o meno ad assorbire e poi rilasciare gradualmente 3.7 milioni di litri di acqua. Tanta roba, 150 tir, tanta roba. Quindi molto spesso ci affanniamo a fare vasche di laminazione che costano un sacco di soldi, arginature, quando poi nel frattempo ogni piccolo comunello continua a urbanizzare riducendo la permeabilità e quindi se un ettaro, un po' di calcoli che faccio fare sempre ai miei studenti, sia di architettura che di ingegneria, così imparano a vedere cosa succede, ma se io faccio un centro commerciale, un capannone, tutto quello che volete, comunque riduco la permeabilità. Se la riduco, ci sono 8.000 comuni in Italia, se la riduco anche, ognuno dice io ho urbanizzato poco, sono innocente, ma se quel poco moltiplicato per 8.000 è tanto, è tantissimo, e si riduce la capacità di permeabilità spontanea di questo paese. E se si riduce, c'è un principio che il legislatore non vuole in nessun modo. Un mese fa ero al Senato, stato chiamato al Senato e ho detto guardate, tanto non riuscirete mai a farla una legge urbanistica, è impossibile, vi conosco, è impossibile, ma smettiamola, fate così,
il mio consiglio che gli ho dato è: fate una legge di 10 principi, 10, e uno di questi, fatemi piacere, principio di invarianza della permeabilità, punto. Io voglio che ogni comune abbia non l'invarianza idraulica, che è un'altra questione che poi si può ricalcolare, no, della impermeabilizzazione. Cioè, questa è la tua permeabilità e la voglio per sempre. E fine della trasmissione. Mal di pancia. È certo che mal di pancia. Che vuol dire rimmaginarsi il progetto urbanistico. Questa è la grande sfida. Oggi rimmaginarsi il progetto urbanistico capendo come funziona l'ambiente. Non capendo come funziona il nostro interesse nella trasformazione del suolo, ma capendo come funziona l'ambiente. In questo momento nei programmi dei politici dove c'è scritto zero consumo di suolo, c'è scritto zero consumo netto di suolo, che è il giochino di prima. Attenzione, che è il giochino di prima. Su cui io sono arrabbiatissimo, perché la gente non capisce. La gente non capisce e pensa che sia giusto. No, è una fake, è una fregatura. È una grande fregatura. Questa è la situazione del consumo di suolo, quindi dei suoli che vengono cementificati in Italia. Che ore sono? Vediamo un po'. Ok. Quando, non mi ricordo più io che ho iniziato, ma devo finire, più o meno. Allora, 2 metri quadrati al secondo. 2 metri quadrati è tanta roba. Ma oggi sono tutti contenti, perché fate conto che solo 4 anni fa era 8 metri quadrati al secondo. E quindi sono tutti contenti perché 2. Ma i 2 perché effettivamente c'è stata un po' di crisi e quindi si sono ridotti i consumi. Non perché ci sono stati virtuosismi, zero. Ma guardate, veramente, i comuni che in Italia hanno davvero fermato il consumo di suolo sono ancora 4-5 su 8.000. Gli altri hanno fatto il gioco delle tre carte. Hanno spostato di qua, hanno spostato di là. Davvero, non ce ne sono. C'è il rapporto nazionale sul consumo di suolo, le cose oggi sono monitorate. C'è veramente un gruppo di patrioti a Roma, che lavora all'ISPRA, da cui è tratto questo numero, a cui collaboro anch'io, e davvero, cioè, noi non abbiamo, non vediamo piani urbanistici che davvero hanno svuotato, come dire, in modo significativo i loro piani. E quindi questo rimane un problema culturale ancora grosso. Quindi questo vuol dire che già qualcuno dice: wow, la crisi sta finendo. E quando la crisi finisce, riaccendono le betoniere. Perché comunque abbiamo un problema di rendita, chiaramente, no? Qualcosa prima diceva anche il professor Rosso. È chiaro che noi oggi, magari su questo dirà qualcosa meglio di me Arturo Lanzani la prossima volta, però abbiamo un problema di rendita in Italia, ovvero io ho un terreno. Sapete che in UK, Brexit, ormai sono andati, quindi chi se ne frega, però in UK la rendita sui suoli, nel senso che un suolo se diventa edificabile, prima valeva 100, domani vale 10.000. No, questo è un concetto a tutti purtroppo noto, non sappiamo cos'è il suolo, ma tutti sappiamo cos'è la rendita, perché sta nel nostro DNA. Ok, è caduto pure il governo Moro, mentre andava a vedere la 124 Sport, non è riuscito neanche a fare sta legge Cosullo, peraltro, voglio dire, vabbè. Comunque, quindi questa produzione di valore, come avviene? Avviene fondamentalmente, adesso io per farmi capire, dico per alzata di mano in un consiglio comunale. Cioè si approva un piano urbanistico in cui alcune aree diventano urbanizzabili, va bene? E quindi tu ti ritrovi mentre stai dormendo, perché di solito si fa sempre di notte, no? Sti benedetti consigli comunali, tu non stavi facendo niente e ti ritrovi con un'area che da 10 vale 1.000, tanta roba. Infatti in UK lo chiamano guadagno immeritato, lo chiamano così, la rendita sui suoli la chiamano guadagno immeritato, perché non hai fatto niente. Poi in realtà in Italia qualcosa si fa, per riuscire a ottenere edificabilità, in alcuni casi, non sempre, intendiamoci. Quindi non è proprio vero che non c'è del lavoro dietro, però insomma, non so se mi sto spiegando. Ecco, negli altri paesi questo plus valore viene di fatto catturato, prevalentemente catturato, ovvero cosa succede? Allora succede che o mi devi pagare una tassa molto forte perché oggi il tuo terreno è edificabile, e poi il tuo guadagno te lo farai sulla tua capacità di costruire. Costruisci una bella casa in cui spendi 100.000 euro per farla e la vendi a 120.000, va bene, 20.000 è il tuo guadagno, ok? Invece no, in Italia il guadagno è anche il fatto che tu non paghi la risorsa iniziale che è il suolo, cosa che non va bene. E continua a essere così, quindi nel momento, è chiaro, ho collezionato tantissime storie di, ovviamente, di
di acquisto di aree agricole, agricolture che nel frattempo stanno morendo, dopodiché queste aree agricole diventano edificabili, che le acquistate sapeva già come fare diventare edificabili, e bla bla bla. Chiaro che compri a uno e fa il guadagno di 100. E questo è un grosso problema in Italia. È un problema anche perché l'urbanistica in questo momento cosa fa? È una specie di contenitore infinito, il piano urbanistico, che continua ad avere in pancia aree trasformabili. E non è che se tu non le trasformi, queste decadono della loro trasformabilità. No, rimangono. Questa è un'altra bizzarria tutta italiana. Io dico, ma se dopo 3 anni uno non ha prodotto un progetto per cui vuole trasformarle, stop, evapora. Non è che quei volumi per equazione, no? Un'altra invenzione urbanistica, che aveva un suo senso negli anni 90, ma oggi neanche quella secondo me ha senso. Per equazione vuol dire, vabbè, non si butta via niente come il maiale, più o meno la perequazione è questa roba qua. Quei volumi li prendiamo e li mettiamo altrove, e tu li vendi, così ci guadagni comunque, perché l'idea è sempre la grana, sempre quel senatore lì, avanti la grana tua, capito? E quindi non si butta via niente, invece no, si deve buttare via. Se non in molti comuni non ha più senso ormai quell'urbanizzazione che si aveva in mente 20 anni fa, non ha veramente più senso, e quindi deve evaporare. Ma questo non è una roba, non passa questa cosa, non passa. E anche adesso la Regione Lombardia, che ha appena approvato il piano paesistico, che dà attuazione alla legge sul contenimento del consumo di suolo e che dice tutta fiera, si ridurrà del 20% i nuovi ambiti di trasformazione. Peccato che voi non sapete che i nuovi ambiti di trasformazione sono una quota parte dell'urbanizzabile. E il 20%, una piccola quota parte della quota parte piccola dell'urbanizzabile, uguale 0. Più o meno toglieremo poco. Però la vendiamo politicamente. Ma non abbiamo cambiato niente. E quando la crisi finirà, ahimè, credo che le betoniere riprenderanno. Vabbè, questo è un po' il consumo di suolo, questa è già la superficie urbanizzata. Prima il professor Rosso faceva vedere un valore. Ah, questo è il gioco delle tre carte. Vabbè. Ma adesso non abbiamo più tempo, giusto? Spiega. No, il gioco delle tre carte, no, questo è il gioco delle tre carte, che è un po' quello di che dicevo prima, no? È un po' il fatto che nelle nostre leggi, nei nostri piani, il suolo, come dico io, il consumo di suolo viaggia con parole pigre. Oggi il legislatore non dice mai di fermare il consumo di suolo, ma dice sempre di minimizzarlo, di controllarlo, di ridurlo, di limitarlo, di contenerlo. Non lo so, non c'è un pronunciamento deciso. Oggi noi abbiamo bisogno di fermarlo. Cioè, in termini, prima facevamo anche qui la monetizzazione. Adesso stiamo lavorando insieme a Roma alla monetizzazione, ovvero ai danni monetizzati del consumo di suolo. Più o meno ogni anno, per il consumo di suolo, per quei 2 metri quadrati al secondo, noi abbiamo ogni anno 650 milioni di euro in più di danni. Ed è una sottostima gigantesca, abbiamo 650 milioni di euro in più di danni che nessuno paga, quindi vuol dire aumento dell'impermeabilità, danni che da qualche parte arrivano, aumento delle emissioni di CO2, l'Italia deve pagare al contesto internazionale una quota, diminuzione della biodiversità, quindi vuol dire che abbiamo una penalizzazione delle nostre aziende agricole e dobbiamo dare una quota. E quindi la somma di quelle quote fa 650 milioni all'anno, ogni anno, che si aggiungono. Quindi l'anno dopo devi pagare i consumi di suolo vecchi, che continuano a produrre danni, più quelli nuovi, quindi 1,2 miliardi. In questo momento, solo per l'impermeabilizzazione, noi ci siamo fatti un conto che ogni anno, solo per l'impermeabilizzazione, il costo a 6.500 euro all'ettaro vuol dire tra i 7 e i 14 miliardi, più o meno 10 miliardi all'anno che ogni anno noi dovremmo avere in tasca, che questo paese dovrebbe avere in tasca, solamente per compensare gli effetti già dell'urbanizzazione esistente. Pensate che roba. Altro che poi... E quindi questa qui era la brillante idea del consumo netto, per intenderci, no? Il famoso gioco delle tre carte, ma che non funziona. Però questa è la grande conquista politica, che in realtà è una fake pazzesca. Vabbè. Allora, queste sono un po' di situazioni che poi accadono, no? Questa è la TEM, perché poi anche i comitati, devo dire, che io frequento molto, perché mi invitano molto quando c'è da costruire l'autostrada, non mi invitano mai dopo. Io mi arrabbio e dico, ma no, andiamo a vedere come sono successe. Quindi abbiamo fatto un lavoro con un fotografo che si chiama Diego Maion, l'ha fatto lui in realtà, in cui ci siamo presi la briga di andare a vedere dopo,
E dopo queste robe qua ci sono, queste robe qua. E nessuno le compensa. Nessuno le compensa. Una volta fatta, l'unica compensazione che noi conosciamo è ti pago a valore agricolo, mica scemo, ti pago a valore agricolo quei suoli, più o meno qualcosina in più, così non rompi le balle. Peraltro Brebemi non è stato ancora pagato gli agricoltori, apro e chiudo una parentesi, grave, ti pago per il valore agricolo, quindi zero, dopodiché tutti i danni che questi producono, questa cesura produce, quelli ognuno se li internalizza come vuole, non interessa alla società super tecnologica. Vi faccio, ci sarebbe da dire piccoli comuni che consumano di più dei grandi comuni, altra questione che ne pensiamo, che le città siano cattive, e abbiamo questa retorica un po' facilotta, che i piccoli comuni sono bravi, buoni, carini, borgo, bla bla, nei piccoli comuni abbiamo i più grandi consumi, cioè si arriva a consumare 10 volte di più che in un grande comune per insediare una sola persona, pensate che roba. E qui si può raccontare tutto quello che volete, ovviamente un po' di familismo, mio nipote è al terreno, io sono il sindaco, accadono queste cose, cioè non ho paura a dirle, accadono con una frequenza gigantesca, oppure semplicemente per ignoranza, molto per ignoranza, e molto ancora perché si pensa che di fatto, come dire, costruire fa girare l'economia. In provincia di Bergamo, da cui una parte di me arriva, è così, quando la cazzuola tintinna vuol dire che va bene, lo dicono in dialetto in un modo del genere, cioè loro dormono anche con la cazzuola sotto il cuscino, intendiamoci. Vabbè, questo sono un po' di... Vi faccio vedere solamente alcune foto per farvi andare a casa un po' sereni. Ah, queste qua sono incredibili, No, io queste cose le faccio anche sempre vedere, ma non tanto per... ci facciamo anche una risata che ci fa bene, intendiamoci. Però attenzione, perché il consumo di suolo, almeno io in tutti questi anni di ricerca, ho imparato che davvero nasce nelle nostre teste. Anche nelle teste di quelli che si oppongono. Perché noi quando vediamo queste cose ancora non ci indigniamo. Ancora noi non ci indigniamo davanti a questa roba qua. Magari dopo un po' capiamo e ci indigniamo. Non ci indigniamo. Quindi... alla fine ancora sta storia dei consumi di suolo ha ancora un orizzonte davanti a sé gigantescamente sgombro di ostacoli. Quindi voi non avete colpa, io ho detto per carità gli urbanisti, invoco sempre un principio che mi è molto caro e che mi responsabilizza molto, che si chiama principio delle responsabilità differenziate, non so se è una roba che ho inventato io o no. È chiaro che io che faccio professore di urbanistica ho una responsabilità ben maggiore di voi, ci mancherebbe. Le cose del suolo le studio, ho modo di parlare con quelli che le fanno, anche se non mi ascoltano, zero, va bene? Però, insomma, idem, professor Rosso, insomma, sa un po' come gira, non il fumo, ma l'acqua, magari anche il fumo, non so, però, scherzo. Quindi, voglio dire, quindi è chiaro che lui ha una responsabilità ben diversa da voi che non sapete come gira l'acqua. Dopodiché, però, anche voi ce l'avete un pizzico di responsabilità, perché se questa roba qua vi passa sotto l'occhio, questo qui l'ho fotocopiato, l'ho scannerizzato da... uno di quei giornalini che danno in metropolitana, intendiamoci. E chiedevo, perché poi rompo le balle, Arturo Lanzani lo sa bene, chiedevo alla gente che prendeva questo giornale, ma che cazzo vuoi? Quindi vuol dire che la gente non gli dà fastidio sta roba qua. Non sa le soluzioni delle omiti, può essere che sia così. E vabbè, no, la gente non si... Io qui mi sono fermato, ho detto, cavolo, ma dipingeranno il solito pene su questo coso come fanno sempre? No! Un comune nella Bergamasca che addirittura si fa lui promotore di vendere delle aree edificabili. Ma sì, ma facciamo anche questa bella cosa, ma perché no? È l'unica maniera che hanno per tirare su. E questo, facciamo un'altra puntata, perché non è l'unica maniera. Questa è la mentalità comune, drammatica. E quindi si può. Ma anche se fosse l'unica maniera, rispetto al valore del suolo, no. Non è che siccome è l'unica maniera uguale si può. E qui dobbiamo imparare a cambiare i paradigmi, se no rimaniamo incastrati lì. È l'unica maniera per produrre debito a te. È l'unica maniera per mettere le mani in tasca a te. Questo sì. Questo sì. Attenzione, perché poi pagate voi i danni delle alluvioni. Pagate voi i danni della mancata capacità di produzione alimentare. Noi facciamo i conti, non siamo più capaci di produrre cibo. Parliamoci chiaro, perché i suoli li abbiamo urbanizzati.
non siamo più capaci di produrre cibo, quindi importiamo cibo. Ma i prezzi delle materie prime non sono decisi, come dire, dai mercati, ma dagli stati. Ancora pensate, è una roba che decidono ancora gli stati. Quindi se l'Egitto vuole farti pagare il grano di più, te lo fa pagare di più. E se tu vuoi mangiare, mangi. Il problema è che noi non chiudiamo il circuito tra il fatto che il nostro frigorifero è sempre pieno, ma rubando il cibo dagli altri, rubando anche il suolo agli altri, rubando anche l'acqua che serve per fare quel grano agli altri. Guardate che un altro tema molto bello è l'impronta idrica. Noi oggi consumiamo circa 160 litri di acqua al giorno per abitante. Ma voi non sapete, ma nel cibo noi ne consumiamo virtualmente 4.000. Incredibile, eh? E certo, perché per fare il grano che arriva dall'Egitto, non è che il grano lì in Egitto non ha bisogno di acqua, ha bisogno di acqua. Quindi noi usiamo una serie di acqua e poi noi mangiamo il grano qua. Ma chi se ne frega che abbiamo tolto l'acqua e il cibo e il suolo là? Ma lì si incazzano un po', giustamente. Quindi la Germania, che fa meglio i conti di noi, perché io soldi per fare ricerca sul consumo del suolo non ne ho mai avuti se non da Fondazione Carpio, mai, né dallo Stato né dal Politecnico, mai. È un settore di ricerca complicato, molto complicato, che muove anche, dà un po' fastidio, intendiamoci, però ci sono, cioè, se andate su Global Soil Week trovate anche delle analisi internazionali impotentissime, che fanno esattamente, meno male che lui ha fatto questa affermazione, che fanno capire che le cose in un attimo sono in tasca tua, in un attimo, e noi non capiamo questa cosa. Allora, ecco Expo, cioè, io lo vedo come... Ah no, non è questo, dopo se lo... Ah, questo qui. Ma dov'è? Mi scappa sempre via. Aspetta, Vabbè, dopo magari lo ritroviamo. No, volevo farvi vedere delle altre immagini per chiudere... queste a me piacciono tanto. Queste arriva da un volume che abbiamo presentato anche in Politecnico, che si chiama... Andate a vederlo, c'è un bellissimo sito anche... Atlante dei classici padani, perché poi una cosa di cui non abbiamo parlato, non c'è tempo, è che alla fine oggi quando parliamo di consumo di suolo parliamo anche di fare delle grandi schifezze, parliamoci chiaro, cioè se dovessimo almeno dire vabbè abbiamo fatto delle cose, capito, che ci servivano, proprio ci servivano, che abbiamo fatto 4 conti spannometrici con solamente tutte le case che abbiamo già in pronto uso, ovvero su immobiliare.it per i prossimi 15 anni siamo a posto. 2 conti fatti proprio così, fatti così. Perché non abbiamo, nessuna regione mette un euro nel fare un censimento. Non abbiamo un censimento, questo è vergognoso. Nemmeno questa regione ha un censimento del dismesso, ha un censimento del sottoutilizzato, ha un censimento dell'abbandonato, non c'è niente. E non ne vogliono sapere di mettere un euro per fare questo tipo di osservazione. E questo è grave. È grave dal punto di vista politico. Non costa niente fare questo lavoro qua. Non costa niente. Io con i miei studenti, immobiliare.it, in 3 secondi, capiamo se le previsioni del piano sono sballate o no. In 3 minuti. Ma dico, cosa ci vuole a fare sto studio? Non lo vogliono fare. Vabbè, e questa è la roba che abbiamo in giro. Che il professor Rosso sapeva che portava la Tour Eiffel, l'ho portata anch'io. A volte io quando vado a prendere mia figlia a calcio nelle peggio periferie, a volte mi dico, mi annodo su me stesso probabilmente, non esco più da questa storia. E zona Expo non capisco niente. Vabbè. È pazzesco, lì non... E questo è proprio il mio preferito, lo dico sempre. Perché questo è proprio, io quando l'ho visto questa volta ho detto, ma non potevano pensare un consumo di suolo per una piazza per mettere... una roba neoclassica che ha anche la sua tecnologia, professore, c'è anche il tubo dentro per lo scarico dell'acqua, cioè dai, non vorrei mica accumulare dell'acqua lì in cima, su, ma guardate che questo è per ridere, ma mica tanto. Questa è una signora che è al di là della TEM, non la vediamo neanche più perché ormai le barriere antirumore ci consentono anche di, è come se entriamo sempre in una galleria, noi non vediamo più i disastri che ci sono intorno, ma neanche la bellezza purtroppo che c'è intorno. Questi sono i famosi, le cave di prestito,
si toglie il suolo, peccato che poi se l'azienda, questo è, credo che, no, sempre una roba qua, peccato che poi se l'impresa fallisce non ripristina i suoli. Tutta la TAV, zona di Piacenza, cioè in cui sono stato coinvolto anche nell'aiutarmi per alcune perizie, non avete idea del disastro che c'è. Ormai non lo si vede neanche più perché in qualche modo la vegetazione è come la neve, eh? Hanno tolto i suoli, preso la ghiaia per fare la TAV, poi quelle aziende di Movimenti Terra sono casualmente fallite e quindi non hanno ripristinato un tubo, ma no, 90, robe incredibili. E vabbè, queste sono un po' di foto, tanto vedete, vite anche qui, hanno molto a che fare con la gente, questo è un maneggio, adesso c'è la TEM, vabbè, stop. Bene. Grazie Pileri. Devo dire, Pileri aveva iniziato con un'osservazione molto pertinente. Devo dire poi che... invece è andato a finire su robe non pertinenti. Un'osservazione molto pertinente che in realtà queste questioni raramente vengono inserite in percorsi di cultura politica. Bravi. Io devo dire, questo ne sono molto consapevole e penso che su questo appunto dobbiamo fare uno sforzo per cercare di incorporare questi nodi. Come vedete poi alla fine si parla di questioni essenziali per ragionare sul presente e sul futuro, si affrontano queste cose. Detto questo, Lanzani. Com'è? Anche Lanzani che ve l'ha suggerito probabilmente. Beh, certo che lo ringrazio, anzi è stato assoldato a tempo pieno adesso, quindi gli ho detto maglien in colse aver fatto queste cose. La battuta che gli ho fatto subito tra questa, quindi. Prego, diamo qualche domanda, vediamo. Allora, domande ne ho tantissime, però cercherò di limitarmi. Una proprio molto tecnica. I miei vecchi studi di agraria mi suggeriscono che la profondità del suolo che lei ha citato non corrisponde esattamente ai miei ricordi. E non fosse altro perché alcune piante hanno una profondità tale, le radici, e quindi volevo capire se c'era stata un'evoluzione su questa cosa o se sbaglio io a ricordare, però le micorrizie, i funghi vanno oltre, quindi questa molto proprio terra a terra. Le altre cose invece che le volevo chiedere a lei e chiedere al professor Rosso sono queste. Una in relazione io mi occupo anche in una lista civica, mi sono occupata di alcune problematiche in provincia e spessissimo nelle nostre città di provincia ci sono aree invece che non sono aree dismesse di tipo industriale, che quindi spesso non sono oggetto di grande attenzione, ma sono le vecchie abitazioni di corte che spesso sono unità estremamente frazionate in termini di proprietà. In questo caso è che talvolta sono oggetto di recuperi, ma recuperi estremamente banali. Io mi sono posta questo problema per evitare l'ulteriore consumo di suolo in queste aree che tra l'altro spesso sono, nelle città cosa succede? Rimangono queste aree che sono centrali o semicentrali, spesso anzi sono centrali, e si costruisce al di fuori, no? E quindi allargando e consumando enormemente il suolo all'esterno. E per me questo è un disastro. Disastro, ma in questo caso spessissimo il problema è la proprietà privata. Quindi mi chiedo e continuo a chiedermi come eventualmente questo problema, se sta da voi che probabilmente l'avete visto, perché se lei lavora in Lombardia questa cosa l'ha vista certamente, come può essere superato? Per me è un dramma, cioè nel senso che non ci trovo soluzione. Invece, professor Rosso, volevo chiedere, siccome ha parlato di dighe e di manutenzione di dighe, e spesso noi andiamo in montagna e ci troviamo sotto queste dighe che mi fanno una paura bestiale, mi chiedo, lei ha citato la cattiva manutenzione di queste dighe, a cosa si riferisce in modo preciso? Perché questa cosa già mi preoccupava prima, adesso mi spaventa. E l'altra cosa, professor Rosso, invece è la situazione di Genova dal punto di vista
Il rapporto con l'acqua è quello che non si è costruito a Genova, cioè io Genova la amo molto perché abbiamo origini genovesi, ma la vedo un territorio estremamente fragile. Gli ultimi avvenimenti in accadimenti, Rapallo, Portofino, quello che non è successo, mi fanno ancora più paura. C'è qualche modalità di intervento su questi altri fenomeni? Grazie. Intervenire perché appunti qua. Io capisco che le persone hanno voglia di parlare. Perché non sono molte le occasioni per parlare di questo, ma in realtà c'è questo percorso urbanistico che diciamo a cui Pilieri già più volte ha partecipato, però quello prende un taglio più speciale, quindi bene quindi che non fatelo più il percorso urbanistico. Come? Non fatelo più il percorso. Beh, fate questi percorsi che sono più belli. Vabbè. Io lo vedo. Bisogna intrecciare varie cose in un'attività come la nostra. Io non conosco assolutamente nulla di questi problemi, ma una cosa che si sente spesso ripetere quando ci sono frane o terreni che delavano, cioè si perde appunto lo strato utile e affiorano rocce, è perché non ci sono più gli uomini. Si dice, soprattutto in zona montana, accade... non lo so, ma si scrive e si dice, non ci sono più contadini, perché appunto non c'è più chi ha cura. È vero o falso? Prego, Gennaro. Buonasera a tutti. Io mi occupo di problemi ecologici e di ambiente da molti anni e da poco tempo, diciamo gli ultimi 3-4 mesi, si incomincia a parlare del nuovo piano integrato, nazionale integrato energia e clima, che riguarda un po' tutto, ma in particolare riguarda recentemente, è uscito questo piano, recentemente lo sviluppo che avrà, direi, questo piano nel tempo, da oggi, dal prossimo anno, fino al 2030, con due periodi, quello fino al 2025 e poi. In questo, una delle cose molto importanti è lo sviluppo delle energie rinnovabili. Questo sviluppo sarà inaspettato e molti esperti hanno dei dubbi di poterci arrivare. Evidentemente le energie rinnovabili servono a diminuire tutti gli inquinamenti derivanti dalle energie fossili che ancora usiamo in tutto il mondo. In particolare, e sono arrivato al punto, gli impianti di pannelli fotovoltaici e di grandi torri eoliche, molti dicono ma ci sarà un grosso consumo di suolo per installare tutto questo aumento che diventerà rispetto ai dati disponibili della situazione del 2017, aumenterà dalle 3 alle 3,5 volte di impianti fotovoltaici. Ora, una delle cose che mi ha fatto piacere di sentire è che se non si tocca molto il suolo, ovviamente, soprattutto per impianti di fotovoltaici, di pannelli fotovoltaici, che sono i più criticati. È venuto fuori che solo il 10% del terreno agricolo non utilizzato servirebbe per questo sviluppo. E comunque, quando si mettono degli impianti fotovoltaici a terra, direi in campagna,
evidentemente il terreno sotto non viene molto toccato, salvo per quanto riguarda, ecco, la stessa cosa per quanto riguarda i pali eolici, che secondo me sono molto meno brutti delle, a parte quelle messe nel mare, presso le coste, sono molto meno brutti di ciò che noi vediamo e a cui siamo abituati da anni, al trasporto dell'elettricità attuale con le grandi griglie. Volevo qualche commento. Grazie, sono altre domande? Prego. E io come milanese sono interessato al recupero dei grandi territori degli ex scali ferroviari. Dentro in questi progetti, le preoccupazioni che lei aveva, dico lei, non mi ricordo, no. Ileri, a proposito della necessità di dichiarare quello che lei diceva, io voglio vedere quanto di terreno, di suolo è stato veramente non recuperato o quanto è preservato. C'è la possibilità già di capirlo, o almeno dei dubbi, sono stati presentati dei dubbi in questo senso. E un'altra cosa, sempre la leggo io un po' così, a spanne, a questo problema, siccome ho letto che in questi territori dovranno esserci molto verde e case di residenza popolare, così ho letto. E poi ho letto che da Boeri che per eliminare il consumo di suolo bisogna andare molto in altezza. Forse io traduco male quello che ho letto proprio da cittadino normale, anche meno normale. Dico, queste preoccupazioni mie ci sono, verranno risolte, sono... Questo aspetto qui che bisogna andare solo in altezza per... Ecco. Grazie, prego. Avete ancora qualche minuto di pazienza? Sì, non c'è problema. Avete suscitato molte domande, fantastico. Molta attenzione. Molta Va benissimo. Io vi ringrazio a voi perché mi avete aperto un mondo che non conoscevo, quindi la mia riconoscenza. Mi rilascio un po' a quello che diceva Mario, mi ha preceduto, perché anch'io sono di Milano e vivo nella mia zona nord di Milano, due realtà, e volevo capire come dobbiamo poi valutare cosa. Una è l'area Bovisa, in cui c'è stata un'opposizione dei cosiddetti ecologisti perché il comune deve bonificare, e questi si opponevano perché adesso erano cresciute delle piante e quindi si distruggono queste piante. La domanda è questa: ma il recupero di queste aree così altamente inquinate, cioè com'è possibile? Perché è un'altra esperienza che ho vissuto, perché sono stato interessato direttamente, e dove c'era in Milano la famosa raffineria della Total a Certosa, no? Che adesso hanno costruito palazzi e fatto un piccolo parco. E l'altro è sempre per la mia zona, che conosco, è lo Scalo Farini. La domanda è anche questo: ma su quei terreni, come visto quello che hai detto, ma è possibile recuperare? Cioè, qual è che si parlava di investimenti per recuperare quei territori che sono... Grazie. Grazie. Altre domande? Facci una domanda al professor Rosso, ne approfitto, Rosso, perché ho scoperto che sei genovese. E allora c'è una domanda, questa, che da tempo volevo fare a un genovese, sapere il suo parere. L'ultima alluvione ha avuto quello sviluppo tragico, sappiamo, sono stati la penultima, è stata l'ultima successiva, però mi ricordo bene quei morti che sono stati. E c'è stato anche un processo
quella cosa, che si è concluso con la condanna pesante del sindaco. Io vorrei sapere il suo, no, è una domanda seria questa, molto seria, perché io devo dire sono inquieto, non capisco bene, vorrei capire il tuo parere, insomma, il parere di uomo, diciamo chiaro, studioso, ma anche uomo con grandi passioni politiche, ideali, quindi vorrei sapere veramente il tuo parere su un passaggio di questo genere qui. Prego, adesso la parola a voi per rispondere. Rispondo all'ultima. Cioè, è un po' difficile per me rispondere a questa domanda, perché io ho sostenuto a gratis la parte civile per le vittime. E quindi ho sostenuto il fatto che ci fosse una responsabilità delle istituzioni rispetto a questo evento. E in questo caso questa responsabilità è stata riconosciuta per la parte di cui mi sono occupato io personalmente, cioè non i falsi, tutte queste questioni qua che pure c'erano ma a me non interessavano, rispetto alla condanna del Vincenzi, che io è un politico che stimavo moltissimo. Fatto sta che quando si candidò alle europee a Milano telefonai a tutti gli amici dicendo votate la madre Vincenzi. La madre Vincenzi si è comportata, non lei, la sua amministrazione, poi lei come sindaco ha pagato come amministratore, in un modo assolutamente non corrispondente alle leggi vigenti, alla legge che aveva fatto la regione, alla legge dello Stato. Cioè, non hanno fatto praticamente nulla in un posto dove ci sono 1600 vigili, non c'è un vigile dove, in uno dei tre posti dove potevano essere un'alluvione. Per me è stato difficile accettare questa cosa. Non c'è un vigile sul posto, la gente passava sui ponti. Io posso anche a questo punto raccontarlo. Io stavo commemorando a Firenze, nell'aula magna dell'Università di Firenze, di fianco seduto vicino a me c'era Gabrielli, che allora all'epoca era il, diciamo, il responsabile della protezione civile. Gabrielli mi fa: guarda che mentre tu stai parlando, in generale io chiudevo i lavori, era l'una del pomeriggio, mi dice guarda che sta alluvionando proprio il fiume che ti sta più a cuore. E non dico quello che mi disse in seguito, anzi in quella circostanza, perché il comportamento delle istituzioni in quel caso lì è stato abbastanza ignobile. Ignobile. Nel senso che, voglio dire, se io so che ho posto alluvionabile, io ho fatto il piano di bacino del Bisagno, conosco bene il posto, ci ho scritto anche un libro, quindi, e il libro l'ho scritto dopo. È più che evidente che c'era una responsabilità diretta rispetto a certe cose che dovevano essere fatte in quel momento e non sono state fatte. Cioè, se io ho un'allerta rosso, faccio santo piacere che attivo un piano di protezione civile. Se poi scoperto che il piano di protezione civile, che non è stato attivato, era comunque insufficiente, fatto sta che dopo due mesi l'hanno cambiato. Perché? Diciamo, perché in questo paese molto spesso non si guarda la competenza, si danno gli incarichi professionali a delle persone che non sanno neanche da che parte cominciare. C'era un piano di protezione civile assolutamente insufficiente. Poi che ci fossero altre responsabilità in quell'evento, c'erano sicuramente. Io ho anche consigliato di non sollevare un polverone con 70, 80, 90 imputati, così come sta succedendo col viadotto di Genova. Perché secondo me in Italia, con la storia del Vajont, che io racconto nel mio libro, quello giallo, quello sulle bombe d'acqua, racconto chi è l'unico professore universitario che accettò di difendere gli alluvionati. Floriano Calvino. Calvino. Floriano Calvino, fratello di Italo, professore di geologia, fu l'unico. Tutti gli altri miei colleghi, io sono ragazzino, difendevano la SAD, difendevano tutti quanti, no? Allora io mi sono sentito, dopo che gli alluvionati me l'hanno chiesto molte volte, sono venuti a casa mia a Milano e tutto, c'era queste persone che avevano perso la figlia, che erano state segnate per la vita, ho accettato questa cosa e infatti io non ho mai più fatto una consulenza con le pubbliche istituzioni. No, peraltro in Lombardia io avevo difeso gli alluvionati di Spino d'Adda,
che credo siano stati gli unici in Italia e sono stati rimborsati dalle assicurazioni francesi di AXA quando ci fu l'alluvione dell'Adda del 2002. Cioè, secondo me è una questione anche di responsabilità civile, no? E io le dico che il processo Vincenzi, che ho seguito tutto rispetto alla questione, è stato un processo di un politico che io stimavo molto, che io non so come mai, secondo me forse perché aveva intorno delle persone assolutamente poco scrupolose, ha fatto un errore fondamentale. Quindi la cosa è finita in Cassazione esattamente 2 mesi fa, con una sentenza che ritengo giusta, cioè che ritengo il fatto che esistesse una responsabilità perché non erano state attivate le procedure e il sindaco non aveva neanche fatto tutte le procedure che dovevano essere fatte. Cioè, questo è evidente, c'è una responsabilità personale, non una responsabilità politica, che sono due cose diverse. Io penso che non si possano risolvere i problemi di questo Paese con la responsabilità penale. Però se uno fa degli errori penali vanno anche puniti. No, perché adesso se noi pensiamo di risolvere i problemi di questo Paese con le responsabilità penali, vediamo che, voglio dire, scusatemi, qui c'è stato Mani Pulite 20 anni fa, 30 anni fa, e vedete quello che è successo adesso, vedete che non abbiamo risolto nulla, no? Si risolvono soltanto con la cultura. L'ho risposto forse fin troppo rispetto al fatto che io sono stato molto coinvolto in questa storia. E certo, il reato penale è dovuto al fatto che esistevano delle cose che uno doveva fare e che ha scelto di non fare. Che poi io posso anche dire che probabilmente ha scelto di non fare perché ce l'hanno portata soprattutto l'assessore, penso, capito? Per cui la mia stima della Marta è una persona, voglio dire, che io stimo. Quindi le dico, non è un politico che io non stimo, è un politico anche bravo. Però ha fatto in quel caso lì un errore fondamentale, tenendo anche conto poi che lei era presidente della provincia quando è stato fatto il piano di bacino. E sul piano di bacino c'era già scritto tutto, il piano di bacino fatto 12 anni prima. Queste cose c'erano anche scritte. Cioè è stata una leggerezza, secondo me, dovuta a tutta una serie di circostanze, infatti poi voglio dire una leggerezza anche se ci pensiamo, non credo che ci sia stata una volontà, no? Però ci sono stati delle vittime che potevano benissimo non esserci. Mentre invece il processo del 2014, di cui non mi sono occupato e mi sono rifiutato di occupare, ora se non c'è l'allarme della protezione civile non è che puoi mettere in piedi tutte le misure della protezione civile, capite? Nel 2014 non videro l'evento, perché vi ho detto prima che i medicanci, cioè che questi fenomeni di origine mediterranea molto rapidi, molto veloci, impulsivi, sono difficili da prevedere. Ma io vi dirò di più, il giovedì, mi pare che l'alluvione fu un venerdì mattina, il giovedì ho fatto lezione al Politecnico alle ore 12 insieme al mio assistente Daniele Bignami. Siccome facevamo proprio il footproofing, abbiamo fatto vedere che la regione Liguria aveva dato l'allarme massimo per le alluvioni. Quindi 60 studenti di fronte a me fecero un'esercitazione di protezione civile al Politecnico di Milano, prefigurando quello che poteva succedere a Genova. E quindi vedere che non sono state messe in atto quelle cose, 4 cose banali, cioè la gente non deve passare dai ponti, non devo mandare i bambini a scuola o non devo chiamare le mamme, eccetera, che è una cosa scritta, e non devo mandare a chiamare i genitori per andare a prendere i figli, perché quelli che sono morti erano genitori che erano andati a prendere i figli a scuola. Cioè, ecco, quindi esiste una responsabilità. Poi, per la Liguria, la domanda che qualcun altro mi faceva su Genova, la Liguria ha una compressione sulla costa che è pazzesca. La Liguria è un paese disabitato, a 2 chilometri dalla costa. Voi avete una striscia completamente intasata, difficilissima da gestire. La questione del Ponte Morandi nasce anche da questo tipo di situazione,
con delle persone meravigliose, perché adesso la persona che più si sta occupando del Ponte Morandi, un mio amico, che è, diciamo, il consulente della procura, mi diceva: io non ho mai trovato persone come a Genova consapevoli, che hanno fatto di tutto dopo l'evento, e ho trovato sinceramente una classe politica veramente imbarazzante. Rispondo anche alle altre, così poi. Sì. Allora, qualcuno mi parlava dell'area di bonifica con riferimento alla Bovisa. Io ho una certa esperienza sulle bonifiche, mi sono occupato delle, forse delle più importanti questioni di messa in sicurezza bonifica in Italia, perché il problema è l'acqua, cioè nelle bonifiche, in tutte le bonifiche che voi vedete nel mondo, il problema è l'acqua, perché è l'acqua che, diciamo, diffonde i contaminanti, quindi il problema è sempre o isolare o portare via l'acqua. Quindi è per quello che mi sono occupato di Cengio, anche se non è inondabile, dico, cioè, quindi il problema è anche l'acqua sotterranea, il problema è questo tipo. Allora, la Bovisa, io nel 1989, voi ricorderete, perché c'è persone che hanno la mia età, che il Politecnico fece una regola in cui avrebbe preso soltanto gli studenti lombardi. A questa regola io mi opposi, tre professori si sono opposti, io, Serravalle, di chimica, che essendo comunista non lo stava mai a sentire nessuno, e Lombardi, che essendo professore di ingegneria nucleare e veniva visto male, perché c'era stato il referendum dell'87 contro il nucleare. Quindi. Né in quella stessa circostanza in cui si fece sta follia, no? Perché io quest'anno che insegno ancora, io lavoro ancora, nonostante l'età veneranda, io ho su 36 studenti nel mio laboratorio, ne ho 30 da due stranieri, ha capito? Stranieri, cioè c'è un americano, un inglese, quattro iraniani, otto cinesi, cioè, ecco, no? E quindi voi capite come è cambiata la nostra mentalità. Beh, nello stesso anno sostanzialmente il Politecnico prese la decisione della Bovisa. Sulla decisione della Bovisa fummo contrari, perché io ero per andare alla Maserati. Io ho già il professore, allora i professori ordinari erano pochi, quindi erano quei baroni di cui lui parla sempre malissimo. No, eravamo pochi e io mi opposi, ci opponemmo io, Lombardi e Serravalle. Serravalle era comunista, quindi parliamone. Lombardi era nucleare, che cacchio vogliono i nucleari, e quindi non se ne parlò. Io dissi: guardate, mi occupo di bonifiche, costerà tantissimo andare là. Il Politecnico diede da fare un progetto a un architetto giapponese e a un francese per 33 miliardi di lire, che giace nei magazzini del Politecnico. La Bovisa non è mai stata fatta. Perché? Perché quando io dissi: guardate, io di bonifica un minimo ne capisco, disse: ma no, ma tu fai tante cose, c'hai i progetti europei, cosa ti occupi di sta roba? No, e quindi mi disse: lascia perdere, non fare tu i conti della bonifica. Si disse che la bonifica costava 25 milioni, e invece poi ne costava 280, 300, 400 e probabilmente di più. Allora, rispondo alla sua domanda. Io penso che in alcune circostanze sia molto meglio il natural recovery, cioè monitoring the natural recovery, cioè io costruisco un bosco e cerco di aspettare il tempo necessario, 400 anni, ok, per 400 anni, ma ragionare sui terreni di bonifica con la stessa logica con cui ragiono sui terreni agricoli, che vi ha fatto vedere benissimo lui con Rosi, secondo me è una follia, perché non solo è un po' una truffa ai danni dei cittadini, ma secondo me è anche infattibile, difficilmente fattibile. Se voi vedete tutti i grandi interventi che sono stati fatti dove c'erano grandi episodi di inquinamento, hanno dato una serie di problemi che poi si sono bloccati, si sono, no? Non sono riusciti a farli. Allora mi chiedevo se valeva la pena farli, no? Mentre invece se Expo, invece di farla a Rho, la si faceva dove aveva chiesto e aveva vinto, no? La città di Milano, ossia all'Orto Mercato, anche lì c'è una bonifica da fare, ma quella è una bonifica facile da fare, togliamo tutto l'amianto,
togliamo tutte le coperture d'amianto, quello si può fare, mentre invece bonificare certi terreni in condizioni difficili non è così semplice come pare, e quindi alle volte è meglio utilizzare, si può utilizzare la vegetazione per fare una bonifica di lungo periodo, no? Io posso, per esempio, nel Como Esavalente ci sono tutta una serie di piantine che possono essere utilizzate, di piante, di iniezioni di gas, cioè ci sono varie metodologie che però non hanno dei tempi compatibili con una speculazione immobiliare, chiamiamola come vuole. Ultima cosa che mi è stata chiesta, per le frane, è vero, tenga conto se lei va un po' in montagna, e va a vedere dove ci sono tutte le frane, le shallow landslides, cioè le frane superficiali, che sono quelle che lei vede soprattutto, e lei va a vedere dove sono in corrispondenza delle strade, in corrispondenza degli impluvi delle strade. Cioè, quindi io le dico, non nel compluvio, ma nell'impluvio. Questo, voglio dire, è una cosa che si può anche dimostrare, diciamo, con dei modelli matematici che si mostrano. Quello di Genova, io l'ho sempre, ho anche scritto sul secolo XIX, è un Thausenbergen, cioè è un patto faustiano che ha fatto questa città, perché se voi vedete tutti i disastri che sono successi, Ponte Morandi, ma anche per esempio la Torre Piloti, che forse voi non vi ricordate, 15 morti. E noi pensiamo di risolvere, secondo me, con degli espedienti culturali non particolarmente brillanti. Perché rifare, io ero contrario a buttare giù il ponte e rifarlo, perché fra l'altro pensano di eliminare il vecchio ponte, ci mettono un anno. Tenete conto che in America lo stesso ponte, la stessa roba, in un anno l'hanno ricostruito. Quindi noi avremo 3 anni per avere un nuovo ponte, mentre invece secondo me andava recuperato il ponte Morandi, non recuperato. Recuperato funzionalmente, mantenendo ed evitando di avere tutti questi residui che non sappiamo dove mettere, fra l'altro. Il problema adesso non sanno dove mettere il vecchio ponte. Quindi, ma non solo, ci sono tutta un'altra serie di episodi in questa città. Fra l'altro, se voi tenete conto che il cemento, il calcestruzzo, ha una vita attesa dai 60 ai 100 anni, e guardate Genova, quanti muraglioni in calcestruzzo ha, c'è da avere, diciamo, veramente delle grandi preoccupazioni. Genova ha 55 chilometri di torrenti sepolti, Milano nel 255, però tenete conto che Milano, voglio dire, sono spesso rogge, canali. Piani. Canali, sì, ma sono canali controllabili, sì. Chiusi, cioè non sono veri e propri, invece a Genova sono tutti corsi d'acqua, ce n'è 55 chilometri. Allora, è più che evidente che la città ha fatto un patto faustiano che sarà molto difficile a cui in qualche modo rispondere. Ultima cosa che mi era stata chiesta sull'energia. Finalmente si fanno un piano energetico nazionale. Io mi sono occupato di politica soltanto in 2 casi, nel referendum dell'87 e nell'altro referendum nucleare del 2011, mi pare. E sempre su questioni di energia, perché ve lo dico, io sono contrario al nucleare per tutta una serie di ragioni che poi voi potete leggere in bolletta. Allora, peraltro noi abbiamo aperto la questione del deposito nucleare. Leggete in bolletta, infatti. Leggete in bolletta, ma il deposito nucleare noi non lo vogliamo fare. E come tu dicevi rispetto alla questione del suolo, io ve lo dico rispetto alla questione dei raggi X. Nessuno vuole il deposito nucleare, che in tutti gli altri paesi esiste. Quando vi rompete un braccio, voi non andate a fare i raggi, andate da un planoterapeuta, guarderà dove vi siete rotti e vi aggiusterà. Perché se voi volete fare i raggi X, dovete accettare che esista una struttura in grado poi di smaltirlo, non fare finta di nulla e avere una pletora di siti insufficientemente sicuri, come la penso io, sui rifiuti nucleari. Io ho fatto parte anche dell'osservatorio, anche lì a titolo gratuito, l'osservatorio per la chiusura del ciclo nucleare, che era stato messo in piedi dal governo Letta. Appena arrivato Renzi ha detto, ma questi cosa osservano, è meglio, no? C'eravamo io e Doronchi, tutta una serie di personaggi proprio poco raccomandabili. Ecco, riguardo
a quello che diceva, cioè il suolo non viene toccato però, mettendo questo tu, tenga conto che il solare termico ha molta più prospettiva del solare fotovoltaico. L'eolico ha dei grossi problemi. Guardi, io mi sono occupato in Sicilia per una società tedesca, che era stata coinvolta, sul compito di una società tedesca che era stata coinvolta nella più grande realizzazione di campo eolico che è in provincia di Enna, 120 megawatt, 60 torri da 2 megawatt. Il problema più grosso che hanno avuto questi torri è che è franato tutto dove hanno messo i fili di connessione, perché creano quelle shallow landslides di cui lei parlava, cioè il territorio è molto fragile, quindi bisogna stare molto attenti come si fanno queste operazioni, perché sennò si crea un danno enorme. Lì è stato un danno anche economico per chi aveva realizzato gli impianti, però anche dal punto di vista del territorio, se io creo uno sfracello in un territorio geologicamente molto fragile. E volevo chiudere con una cosa che non ho detto, forse non sa neanche Pileri. Allora, la mia generazione, perché voglio parlare di una cosa politica, è nata sulla onda della Commissione dei Marchi, dell'alluvione di Firenze, del Vajont. Io mi sono arrivato nel 74, 75, e su un grande progetto del CNR e delle università italiane, che voi non ci crederete, si chiamava conservazione del suolo. Io sono stato assistente del professor Fiorenzo Mancini, che non era un agronomo, che è il padre della pedologia italiana, sono stato 3 anni assistente suo, che è un geologo e non un pedologo, e non un agronomo, che è il padre della pedologia italiana. Cioè, quindi vedete che questo paese, un po' di attenzione, no? Aveva 4 sottoprogetti, uno si chiamava meteoidrologia, quel che lavoravo io, dinamica fluviale, difesa dei litorali e frane. Quindi voglio dire, questa consapevolezza, conservazione del suolo per la difesa del territorio, cioè non è una roba che ci inventiamo, che si è inventata Paolo, che ho facilitato io perché lui è stato mio studente, ma è una cosa che ci avevamo e che abbiamo tendenzialmente perso. Cioè, ma perché l'abbiamo perso? Perché l'abbiamo perso in cultura, cioè, e quindi sono contento di essere qua nella casa della cultura, perché è una questione prima di tutto di cultura. Perché poi le scelte vengono fuori dalla cultura dei tempi, non vengono fuori da altre questioni. È la cultura che le fa. Scusate. Grazie professore. Quel piano è un piano elaborato dal Ministero dello Sviluppo Economico a partire dal 2017, che è sulle direttive europee, che parla di tutta l'Europa. Cioè, come la mettiamo? Ah, adesso glielo dico io. Come la mettiamo? Allora, dobbiamo imparare, siccome siamo a casa della cultura, siamo a casa della cultura, no? Una cosa molto bella, io leggo sempre perché noi poi ogni università ha le sue cose belle, ci mancherebbe, quindi quando scriviamo chi siamo, noi scriviamo bene chi siamo, no? Quindi abbiamo un codice etico. Tutte le università devono avere un codice etico. Allora io prima lezione leggo alcune cose del codice etico, tra cui il fatto che io, professore, sono obbligato, e mi fa piacere, godo da morire, sono obbligato a spiegare agli studenti cos'è la conoscenza critica. Il che vuol dire che non è che siccome la comunità europea fa una cosa uguale obbediamo, è giusta a prescindere, vediamo. La comunità europea ha anche detto consumo di suolo netto, una cazzata. La comunità europea dice delle cose straordinariamente giuste, vediamo. Allora, noi formiamo della gente che deve avere gli strumenti per vedere, non per obbedire, anche no. Quindi, molto spesso, attenzione, anche l'altro giorno leggevo ai studenti una cosa molto bella, di un gruppo di ricerca sulle acque peraltro, che diceva, fermi tutti, 7 principi enumerava. Il primo principio era, dobbiamo noi studiosi spiegare che non tutto ha per soluzione la tecnologia. Molto spesso il problema dell'energia, sa quale soluzione ha? Di spegnere le luci.
ah, ma questo però non va bene. No, ma Paolo, cioè, capito? Cioè, l'IPCC l'ha già detto, 25% della riduzione delle emissioni di CO2 sta nel risparmio energetico. A noi questa, esatto, non piace questa roba, non piace. Ma è scritto su National Geographic. Cioè, dappertutto è scritto, non ci piace questa cosa. Invece questa cosa è importante. Cioè, l'economia non è vero che va avanti con la betoniera. Magari con la betoniera dei recuperi. Ah, wow, recuperiamo quello che abbiamo, ma alla grande, recuperiamo. Però così le nostre imprese che non sono più capaci di trattare il mattone, come fanno? Allora bisogna fare i compromessi. Io mi incavolo da morire nelle riunioni. Compromessi? Ma perché dobbiamo fare i compromessi tra ignoranti? Ma cosa volete che venga fuori tra compromessi tra ignoranti? Non vengono fuori delle buone cose. E quindi vengo escluso dalle riunioni. E vabbè. Andiamo in ordine con le domande, così arrivo anche ai suoi pannelli. Allora, mi spiace che sia andata via, ma poi glielo dite, perché lei ci teneva molto, alla questione degli spessori. Allora, straordinariamente giusto quello che ha detto. Allora, il suolo come risorsa, non è che c'è uno spessore unico in tutto il mondo, 30 centimetri, però funziona così, gli studi funzionano così. Lal, è facile da ricordare questo cognome, L-A-L, è il più grande studioso fondamentalmente di quello che è i benefici del suolo. E lui ha diviso i benefici del suolo secondo due grandi orizzonti, 30 centimetri, non che dopo il suolo sotto non c'è, ma in quei 30 centimetri c'è più o meno l'80% di tutti i benefici. Ok? Dopodiché ci sono altri 40 centimetri che si aggiungono, quindi andiamo sotto di 70 centimetri, dove abbiamo ancora mediamente buone cose. Dopodiché, signori miei, dobbiamo andare a vedere. Va bene? Ora, noi, come ho detto all'inizio, in pianura, qua, padana straordinaria, dove l'ultima cosa da fare sarebbe costruire, va bene? Abbiamo un suolo che anche a 100 centimetri è ottimo, intendiamoci, assolutamente, perché è deposizioni di milioni di anni. E prima era tutta una grande foresta che nel frattempo è sparita, bla bla bla. E quindi, verissimo quello che ha detto, sarebbe da andare a vedere di caso in caso, ma tenete conto che quello che io ho raccontato, anche quello che c'è su sul Soil Atlas, e ci sono in tantissime pubblicazioni, vedono il mondo così, 30, 70, 100, ok? Quindi poi dopodiché bisogna vedere. Allora, la frammentazione delle proprietà, verissimo, grossissimo problema, frammentazione delle proprietà, e allora non si fa niente, perché di solito qui quando abbiamo un problema, e quindi non si fa. No, Germania ha lo stesso problema, non è che in altri paesi non hanno lo stesso problema, più o meno, tranne il Maso Chiuso, dove abbiamo meno problemi, quindi c'è tutta una storia, Betzing, bellissimo, la storia delle Alpi, bla bla. Allora basterebbe inventarsi, come hanno provato a fare in Germania, un'agenzia di ricomposizione fondiaria dello Stato, che dice, mi occupo io di recuperare le persone. Le persone non rispondono perché uno in America, l'altro in Australia, altre cose. Noi abbiamo già, i nostri padri costituenti ci hanno già pensato, articolo 42 della Costituzione, la proprietà privata è inviolabile, sempre che attenga una funzione sociale. Se la funzione sociale non c'è, perché tu te ne sei andato via, l'hai lasciata qua, cadono i pezzi in testa alla gente, ferma tutto, recupero io, Stato. Quindi le cose ci sono, non si vuole fare, perché questo fa venire mal di pancia, nessuno poi mi rivota, io come faccio, che non ho mai fatto un lavoro adesso a fare qualcosa, questa è cattiveria mia. Allora, consumo di suolo e energie rinnovabili. Allora, il suolo, lo ripeto, per chi vuole fissarselo meglio in testa, vive, lo dico sempre per così, dell'inquilino del piano di sopra. Caro mio signore, vive dell'inquilino del piano di sopra. Quindi, se io metto una distesa di pannelli, per fortuna in Italia non si può più fare, beh, è vero, per carità, non l'ho cementificato e quindi ne ho fatto il danno peggiore, ma è anche vero che non ci va su più niente nel suolo. Cioè il carbonio non ci arriva più, l'erba non cresce più perché è coperta, sotto si fa un caldo pazzesco, muore tutto, un po' di distanza, si coltiva, no guardi che ci coltivano nei manualetti, quando li fanno mille vicini, perché più ne fa più guadagna, glielo dico io, se vuole viene con me in bicicletta, le faccio vedere delle cose straordinarie in Veneto, vedrà come sono belli distanti uno dall'altro e c'è la piscina in mezzo, no. Quindi tant'è vero che in Italia è vietata questa cosa qua, nonostante, vabbè, non ti voglio dire niente. Quindi, io su questa questione... Si possono anche posizionare sui suoli nudi, no? Si possono mettere sui tetti, tetti. Abbiamo 3 milioni di capannoni a far niente, si possono mettere sui tetti. Si può inventarsi una valangata di cose. Dopodiché,
io vorrei un bilancio agroalimentare, anche questa cosa è una cosa che dico sempre, ragazzi, mettete pannelli, non coltivate, se non coltivate non producete cibo. Allora, chi produce il cibo che non si produce facendo quei qui c'è un problema. Allora, bocche da sfamare o ricaricare il cellulare? Cosa vogliamo fare? E c'è un problema etico, non da poco, di questa roba qua. No, poi, rispetto a questo, l'Italia è il terzo importatore mondiale di acqua. Sì, questa è una cazzata gigantesca. Importatore? Sì, sì, è la cosa che vi dicevo prima, l'impronta idrica nascosta, che voi non vedete nel panino che mangiate, perché il grano duro, che in realtà con cui fanno il pane di Altamura, Altamura, cioè zero il grano, non è di Altamura, zero, il pane di Altamura, ma non è, il grano arriva dall'Egitto. Bene, l'acqua chiaramente è stata consumata in Egitto, quindi noi importiamo insieme al grano anche l'acqua, fittiziamente, però nessuno fa di conto, anche il nostro ministero dorme, il nostro ministro, vabbè, i nostri ministri, questo già un sì, qualcosina dice. Ma quelli un vecchi. Chilo di carne bovina sono 12.000 metri cubi d'acqua, litri d'acqua, 12 metri cubi d'acqua, cioè. Una roba del genere, tanta roba. Un chilo di carne, così vado anch'io suolo perché sennò è un'acqua, un chilo di carne, 27 metri quadrati di terreno c'è bisogno per fare un chilo di carne. Esatto. Attenzione, un chilo di uovo, 0,46 metri quadri. Fate, io con i miei studenti faccio tutto il conto proteico, chilocalorie, proteine, facciamo i conti e vediamo di capire tutti quei cavoli di comuni sul piano urbanistico quando consumano, quante persone in meno vengono alimentate. Dopodiché io mando una lettera al sindaco e dico: comincia tu. No, ma per dire, adesso io così è un po' provocatorio, che dopo 20 anni che fai questa cosa davvero fai fatica, perché dici: ma porca miseria, tutti i dati scientifici, cose, i paesi migliori hanno già finito di consumare suolo e il PIL non è crollato, vi assicuro, non è crollato, non è crollato. Quindi, allora, bisogna scali ferroviari. Allora, scali ferroviari. Le case avranno un sacco di verde, non che adesso il verde manchi negli scali ferroviari, anche questo è strano, perché uno dovrebbe dire: bene, dimmi quanto verde c'è adesso e dimmi quanto verde ci sarà dopo. Questo si chiama bilancio, no? In Politecnico, bilanci, nel test d'ingresso, se non sai fare un bilancio non vieni da noi a studiare. Quindi, porca di una miseria, ma perché non chiediamo un bilancio su questa cosa? Uno, due. La questione, vedete, dei consumi di suolo non è che nessuno si salva da solo, non è che il comune di Milano può dire: io sono strafigo, lascia fare, io faccio delle cose bellissime. Ma se alla fine noi decidiamo, ok, di densificare, perché poi questa cosa tecnicamente noi la chiamiamo densificare, dopodiché decidiamo se Milano diventa una grande padella calda dove non abbiamo più porosità che aiutano anche il microclima urbano, perché noi abbiamo bisogno delle aree verdi, che si abbassa la temperatura fino a 10 gradi meno, tanta roba, quindi noi riempiamo tutto, mettiamo che decidiamo di riempire tutto, ok, è una scelta, però allora vorrei che il sindaco Sala, a cui gli è arrivata già, come gli assessori urbanistici dico sempre, benissimo, allora, mi fa il piacere però di andare a dire a Segrate, a San Felice, a Pioltello, intorno di non consumare suolo, perché qui il gioco deve essere che se noi densifichiamo gli altri lasciano libero. Non che se noi densifichiamo facciamo i grattacieli, perché è vero, se noi mettiamo più persone una sopra l'altra è chiaro che consumiamo meno suolo, però se nel frattempo chiudiamo gli occhi, facciamo che Segrate faccia quello che vuole, che Villa Santa faccia quello che vuole, che Monza faccia quello che vuole, uguale fanno le villette, allora no, non ci sto. Cioè, quindi vuol dire che la questione governo del territorio, quando di mezzo capiamo che le risorse sono risorse non rinnovabili e scarse, non può essere in mano a uno solo che decide nel suo comune, non esiste, non ha senso. Quindi ogni cosa che è positiva, come se volete anche il recupero delle aree dismesse negli scali ferroviari, ha un suo negativo, un'impronta negativa, che è quello del fatto che in questo momento il sindaco di Milano non vuole governare la volontà di trasformazione degli altri suoli intorno a Milano, nonostante il sindaco della città metropolitana. Fa niente, non esiste, però poni il problema in termini culturali, siamo a casa della cultura, ponilo, dillo. No, zero. Zero, perché questo scombinerebbe gli interessi. Il più grande centro commerciale sta realizzando a Segrate, c'era bisogno, secondo voi? Che gli australiani... No, non c'era bisogno. Voi avete bisogno di comprare delle cose che non trovate? No, cioè, non lo so, chiedo, ma io non riesco a capire. Lo Shan, sono da 36... 2 anni è stato aperto, 3 anni, quanto è stato?
tutto il passaggio pedonale, perché se io devo fare un ponte ciclabile non si può fare in questo paese, ma un passaggio pedonale per superare la 36 che esce da Milano, avete presente, bianco, in cui l'odierno assessore all'ambiente, come si chiama, non mi ricordo, regionale, inaugurò felice, perché quella era un'infrastruttura pagata in parte dalla regione Lombardia, non serve a niente, è durata due anni è durata, adesso è chiuso lì, progetto faraonico ovviamente. Poi quando si innescano queste robe qua in urbanistica, adesso io sono losciano, ho chiuso il centro commerciale, è un'area dismessa, dai, non è bello, è bella un'area dismessa, le porte di Milano non è bella, dai, guarda, la soluzione ce l'ho io, facciamo un po' di residenza. Ah, grazie Ushan, che vuoi fare la residenza, e così sarà. Alle porte del Parco Nord era fuori un enorme, che neanche il parco è stato avvisato, e questo è anche questo Milano, eh. Quindi nel frattempo facciamo gli scali, ma facciamo anche quello, ma facciamo anche questo, ma facciamo anche quello, ma facciamo anche quello, ma facciamo anche questo. Se noi in urbanistica oggi, io credo che c'è enormemente bisogno di vedere le cose non una per uno, perché una per uno noi salviamo tutti. I miei studenti li salvo tutti uno per uno, ma è insieme che mi fanno casino. Allora, questa è la grande sfida. Per Bovisa ha già risposto il professor Rosso. Se qualcuno è curioso, a proposito delle bonifiche grazie alle alberature, ai boschi, vada a vedere cosa ha fatto nella Terra dei Fuochi un professore bravissimo di agraria, bravissimo, si chiama Fagnano. Lo Stato era pronto a spendere milioni di euro, che voglio dire, qualcuno avrebbe molto apprezzato, quelli dei movimenti terra, intendiamoci, che avevano fatto il danno, e poi si ritrovavano, capito, pensate la cosa strana, si ritrovavano pure lo Stato che gli dava una valangata di soldi per sistemare il danno che loro avevano fatto, ma la cosa era veramente una cosa. Allora lui ha alzato la mano e ha detto, ma no, ma guardate che io conosco delle piante che se tu le metti lì, loro ci pensano loro, che, dammi 25.000 euro, ma non guardate, ma no, no. Lui ha cominciato a fare delle sperimentazioni così, con tanto di risultati scientifici. Pubblicazioni, tempo, cambia il tempo, no? Cioè bisogna avere, certo, il campo deve tempo. Rimanere così, ma puoi anche puoi disegnarci un parco, chiaro che oggi non ci entri in quel parco, però intanto produce ossigeno che noi respiriamo, peraltro, anche se è lì noi lo respiriamo qua, ma produce, va l'ossigeno, va in giro, è spettacolare, non sta fermo sulla pianta, meno male, eh? Quindi cioè, ha fatto delle cose meravigliose di Napoli, diciamolo anche qua a Lombard, che no, sembra che di Napoli non facciano niente, Napoli sono bravissimi, c'è una facoltà di agraria spettacolare, che Espoo avremmo avuto in una... scusate, non devo dire queste cose, porca miseria, no, se volete vi faccio vedere le foto di com'era Expo prima, lo sapete? No, perché poi la gente si dimentica, a me spiace, invece io non mi dimentico, visto che abbiamo anche nel 2015 pubblicate sul rapporto nazionale sul consumo di suolo, e questo ci è costato non poco, il rapporto del governo, adesso le vado a cercare, faccio vedere, che prima sono andato veloce, non lo vedevo, dov'è che sono? Ce le ho, dove sono? Perché se no, dopodiché io ho risposto, dove sono? Vedi quanta roba che c'è? Eccole qua, questo era, eccolo qua, vabbè, lo guardate anche qua, vedete a sinistra 2001 e a destra quello che era nel 2015, beh, insomma, ecco, convincermi che non erano tutte aree agricole, io faccio fatica a convincermi, via. E questo è pubblicato sul rapporto nazionale sui consumi di suolo del 2015, dell'agenzia del governo italiano, non, quindi non è una roba che io ho fatto, capito, con un drone di nascosto appiccicando sopra delle aree verdi perché così voglio il pubblico che dica hai ragione, no, quindi quella per me è una ferita enormemente aperta. Ma era stato fatto anche un referendum, non vorrei sbagliare, ma certo, un'altra ferita aperta, è stato fatto 5 referendum, voi milanesi, io milanese ho votato, no? 5 referendum di cui non vi ricordate? L'unica città, pensate che è una cosa bellissima, solamente credo in Bolivia c'è un'altra città che aveva fatto dei referendum ambientali, in 2 al mondo, quindi Milano ha anche questa cosa qui, ma non gli interessa. 5 referendum ambientali, uno sul consumo di suolo, uno sul far tornare tutta l'area Expo
un parco agroalimentare non sigillato. Questa cosa non si è attuata. Lo scorso sindaco ha messo in piedi delle commissioni obbligato dalla legge, io ero nella commissione, obbligato dalla legge, perché dovevamo monitorare che effettivamente i referendum venissero, come dire, messi in opera, attuati. Zero, solamente quello della migliore efficientamento degli edifici comunali è stato in parte attuato, gli altri no. E questo sindaco ha fatto cadere quel referendum. Nonostante quei referendum, io me lo ricordo perché con le mie figlie c'eravamo vestiti di arancione in bicicletta, eravamo andati in Piazza del Duomo nel 2011, non mi ricordo. Quello sui navigli. No, 2000, non mi ricordo. Aspetta. Quando abbiamo fatto quello del nucleare? No, no, avete votato voi. Quando avete votato Pisapia, avete votato anche... Ma non era il nucleare. Corrispondente al nucleare. Ha perfettamente ragione. Però insieme al, ok, però era anche insieme da noi alle amministrative. Io quindi era io, zero. Quella commissione non c'è, io ero dentro, ma neanche mi è arrivata la lettera, guarda, statene a casa, lasciamo decadere. È una cosa, vi dico, ma perché? Cioè, piuttosto prendiamoci la responsabilità di dire non ci interessa più, va bene, ok, è la tua linea politica, io nessun problema. Ma anche sui navigli si è voluto fare un'ulteriore operazione che non era necessaria, anche se poi, voglio dire, i navigli, tanto se posso dirvi qualcosa sui navigli. Io dico poi il contrario. Sì, lui è contrario. Io sono contrario ai navigli. I navigli, voglio dire, hanno avuto un'analisi costi-benefici favorevole da parte del gruppo che l'ha fatta. E quindi voi dite... gratuitamente, noi l'abbiamo fatto gratuitamente. Allora il comune, gli unici che ha pagato sono un'altra società che ha fatto una seconda analisi costi-benefici, anche questa favorevole. Cioè noi facciamo tutta una serie di opere con analisi costi-benefici non proprio favorevole, questa è favorevole, costa come 4 stazioni della metropolitana e nella mia opinione andrebbe collegata in senso navigabile fino al lago di Como, questa è la mia ipotesi. Cioè, almeno fino a Crescenzago, i miei studenti hanno fatto pure il progetto per arrivare fino a Crescenzago, no? In questo modo io collego anche le periferie. Altri pensano che non vadano fatte. Cosa ne penso? No, io penso semplicemente che 440 milioni di euro, perché si tratta di questa cifra, sì, ma con 440 milioni di euro, i cui benefici, nell'analisi di questi benefici, c'è scritto che è l'incremento anche dei valori immobiliari delle case che ci saranno, ma abbiate pazienza, ma a me interessa aumentare il valore immobiliare delle case dei ricchi, perché poi la cerchia interna sulle case dei ricchi, ma parliamone, a me con quell'analisi costi-benefici, permettimi, l'ho letta e ho parecchi dubbi, e anche su chi l'ha fatta, pertanto l'ho contestata. Dopodiché con 440 milioni di euro, adesso non dico un progetto di cui mi occupo che è Vento, quella ciclabile da Venezia a Torino, di cui io sono il colpevole, che costa 150 milioni di euro e genera 100 milioni di euro di indotto all'anno nelle aree interne del paese dove piangi, dove non sai come inventarti l'occupazione. Io spendo dei soldi dello Stato italiano per aprire, che non so dentro sotto cosa c'è, perché poi ci sono dei vecchi tecnici comunali che hanno detto che avevano iniettato cemento perché sennò veniva giù tutto, quindi non abbiamo chiaro cosa ci sia sotto i navigli. Io prendo 440 milioni di euro che diventeranno di più per tirar fuori una roba che poi crea indotto in centro a Milano e fa reputation a Milano, ma scusate, adesso credo di avere altre priorità. Vogliamo aprire qualcosina, va bene, ok, va bene, parliamone, però forse questo paese ha altre priorità rispetto ad aprire coi soldi dello Stato. Dopodiché Milano vuole usare i suoi soldi per farlo, lo faccia. Dopodiché quando gli abbiamo detto così, ha detto, se ci tieni proprio, vai a chiedere plus valore a quelli che prenderanno soldi, no? E gli chiedi, scusami, tu che abiti in via Sforza 17, per favore mi dai 100.000 euro? No, perché sai che la tua casa costerà 100.000 euro in più, quello vedrai cosa dove ti manda. Ma guarda che sono quelli contrari quelli. Appunto, però l'analisi costi-benefici dice che loro ci guadagnano, ma loro sono pure contrari, quindi, signori miei, vabbè, abbiamo finito già il gioco, voglio dire, mi sembra. Abbiamo no? dato motivi di riflessione seri su questioni poco affrontate, generalmente. Grazie Rosso, grazie. Thank you.
Grazie Rosso, potete averti conosciuto. Io non sono convinto con la condanna per la... Molti lo sono. Io devo, ho avuto l'impressione del capo espiatorio, ma questo non è. Parlo allora, politicamente, io parlo come politicamente che studi non c'è dubbio. Come cittadino che studi i populismi. Deve sentirsi responsabile.